Allora, è incredibile come succedano i miracoli e mi facciano comunque bestemmiare. Perché si è aggiustato OBS, si è aggiustato Twitch. Sono di nuovo connessi, si parlano, hanno fatto pace. Hanno fatto pace, si parlano di nuovo. Infatti abbiamo la chat a schermo, infatti abbiamo gli alert, infatti abbiamo il contatore sbagliato, non lo so perché. Ne manca uno, c'è Twitch, io lo vedo, 202 mi dice lì, e qui invece dice 201, è una bugia, cioè, uno è perduto, ciò che non sarà salvato è perduto su Twitch per sempre, vabbè, si aggiornerà, ma la cosa che mi fa bestemmiare è che ovviamente si è aggiustato tutto esattamente quando ho chiuso la live ieri sera, o meglio, probabilmente si è aggiustato anche prima. Ma anche sta taccia qua è bellissima, signor Pretzel, mi faccia mettere like. Ma lei è un DJ della Madonna quando si impegna. Poi metto, boh, EDM e partono le canzoni reggae. Però la playlist alternativa è una bomba. È stato dato il sacrificio per far ripartire OBS. Ma può essere, ma può essere. Tra l'altro bellissima sta emote, cos'è? Bellissima, bellissima. Io credo che si fosse aggiustato già prima, penso che ci sia stato un problema a livello di server, di comunicazione fra server, non funzionava qualcosa, non funzionava appieno qualcosa evidentemente. Vediamo se riesco però, già che ci siamo, ad allargare un po' la chat, perché vedo che quando c'è qualcuno con un nome un po' lungo, non ci sta. Adesso vediamo quando... Scrivetemi delle cose in chat, scrivete delle cose... Niente bestemmie, niente cose, fatti bravi, come sempre, scrivete delle cose più o meno intelligenti, vedete voi. Non scrivete lettere a caso perché sennò non mi servono, devono essere delle frasi più o meno di senso compiuto. Così mentre siamo live regolo anche qua la chat box un po' come ci piace. Nel mentre io vi ricordo che ieri sera abbiamo cominciato Inscription. È stata un'esperienza abbastanza letteralmente mistica. 2 ore di live che mi sono volate, cioè a un certo punto ho guardato l'ora e ho detto ah, sono le 11:10. Vabbè, posso anche chiudere, il che significa che il gioco mi stava abbastanza prendendo, direi. Ah, però, se lo allargo soltanto così, la chat è più larga, ma ci sta uguale. No, è proprio uno standard così. Ma boh, ok, mio Twitch. Va bene, mi accontenterò, mi accontenterò. Scrivo qualcosa di senso compiuto. Buongiorno a tutti, senso compiuto. Bravo, visto, non era... Può fare. Scriveva una frase più o meno di senso compiuto. Perfetto, perfetto. Ok. Vedo che siete stranamente obbedienti quest'oggi. Signor Twitch, continuano a essere 202 sub, non 201. Signor Stream Elements. Questo 1, non so cosa scrivere, messo in difficoltà. Banane, poi ti dico che non ho capito il senso della parola e che ti trovi in questo modo per non fare altro, per essere più forte di quello di prima. Cos'è? È un dialogo di Evangelion? Dell'adattamento Cannarsi, questo? Frase di senso compiuto, cheat. Ok, domanda peso. Attenzione, paga, droppa la bomba. Cosa ne pensi delle bolle, delle community di gioco di ruolo in Italia? E come possono essere contrastate? Paga! Definiscimi... Allora, intanto io abbasso un po' la musica perché è bellissima, fighissima, ma io sono troppo forte. Ditemi se invece per voi andava bene, adesso non la sentite più, come la abbasso io in cuffia. Dimmi, definiscimi bolle. Nel senso, quando io parlo di bolla di qualcosa, o meglio, in senso generico, in generale, quando si parla di bolla, si parla tendenzialmente di un fenomeno, abbastanza dilagante, ma che si ipotizza che a un certo punto scoppierà. E quando scoppia la bolla, la fatidica bolla, quando scoppia, non è detto che muoia, ma sicuramente rientra molto. In teoria anche questa è una bolla. A quale bolla ti riferisci, vai? Per il resto, aiutami a definire questa cosa qua perché hai messo bolle fra virgolette e penso che sia proprio la chiave della frase. Cosa ne pensi delle bolle, delle community di gioco di bolle in Italia e come possono essere contrastate? Poi mi parli di contrasto. Quindi ho bisogno di chiarire un attimo il concetto. Penso che tenda piccole community chiuse, quindi parliamo di gatekeeping, giusto? Elitarismo. Anch'io supponevo fosse quello.
che supponevo fosse quello, ma aspettiamo la conferma di... aspettiamo la conferma di paga, sperando che possa scrivere di nuovo. Comunque sì, penso che parli di gatekeeping e nel caso, purtroppo devo costringerla a scrivere comunque perché io le chiederei, ci interessa contrastarle? Cioè, se parliamo del tutte quelle micro community, perché alla fine si sono chiuse e li taglie, molto probabilmente sono molto pochi, è difficile che un gruppo grosso si sentano tutti belli, tutti importanti e siano tantissimi. Di solito funziona al contrario. Poi c'è il problema anche dall'altro lato. Ok. Arrivo, metto in ordine i pensieri per far sì che si capisca. Ok, perfetto, perfetto. Open Rage, Yumiko. Probabilmente il fazionismo che c'è in alcune community di gioco di ruolo. Però qui andiamo su un altro discorso. Che potenzialmente è anche lui molto interessante. Ovvero, appunto, le fazioni, i gruppetti all'interno della stessa community. E quello, ok, vale la pena di lavorarci, di contrastarlo. Perché abbiamo una macro community che però si divide in piccoli frammenti, dici, boh, peccato. Mentre invece se parliamo di, appunto, piccoli micro-universi che stanno sulla loro, schifano tutti gli altri e sono bravi solo loro, sono belli solo loro, ma la mia politica è abbastanza, va, lasciali lì, ma che te ne fai? Si sentono grossi anche se sono piccoli, lasciali lì e lascia che si sentano grossi. Se si appagano così, va bene, cioè io... Sarà che ne ho viste tante, ne ho vissute tante, così sono molto per il... Non ne vale la pena, non, cioè, non è che non ne vale la pena, non meritano il mio tempo. Perché io devo star lì, spenderci delle energie per farli ragionare tutto. E a me non me ne torna niente, cioè stavo bene uguale. Al massimo mostro a loro che c'è un modo migliore, più inclusivo, e fanno nuove conoscenze, ma giova solo a loro. Però lo sbatti è solo mio. E mi viene da dire, vaffanculo. Mentre invece se il discorso è abbiamo una bella grossa community ma all'interno qualcosa non funziona, allora il discorso cambia, vale super la pena lavorarci. Super fluido questo capitano in full HD, ma visto che bello. Guarda, posso anche fare così con le mani, non si vede un cazzo ovviamente. Va bene tutto, ma Cyberpunk se no. Buon pomeriggio, Samu, bello il video su Vox, ottimi spunti. Sono contento, microphone, sono contento che ti sia piaciuto. Ma in realtà sono contento in generale del video perché è andato molto bene. Faccio un check instant. È andato molto bene, sì. È andato molto bene, sì. In 24 ore adesso ha quasi raggiunto le visualizzazioni del video della settimana prima. Che sinceramente pensavo che facesse il boato, invece sto abbastanza nella media. E secondo me raggiungerà i video di cosa stai rovinando D&D, D&D è un problema. Cioè, quei video su macro argomenti che logicamente raggiungono tante persone. Ci sta che il video ho preso il COVID. In realtà 1200 e passa visualizzazioni in un video con di un minuto con thumbnail nero con solo scritto ho preso il COVID sono pure tante, perché è un minuto di video. Sulla thumbnail c'è scritto ho preso il COVID. Che cosa mi dia mai in questo minuto di video? Sarebbe stato un bel plot twist, ma poi mi sarei beccato del clickbaiter, cosa che non era. Per una volta che... Allora, tanto la maggior parte o tutti se ne sbattono altamente di quello che argomenti. Aspetta, contestualizza perché non ho capito. Cioè, allora, so che argomenti non è rivolto a me, nel senso tu, beh, tu generico, credo. Però non ho capito, cioè, si torna al discorso delle community del tanto non riesce a farli ragionare, credo. Salve, cosa mi sono perso finora? Paga, ha droppato una bomba, ce la devi un attimo ricontestualizzare per riuscire a capire bene di che cosa stiamo parlando. Delle community, ok, perfetto. Per dopo, una volta chiuso il discorso bolle, sono quello che ha commentato sotto il video riguardo il power level del gruppo di Vox Machina. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Guarda, io sono sul pezzissimo, perché se non ho fatto casini, esatto, c'ho quei commenti. C'ho qua i commenti, siamo prontissimi a parlarne, quindi oggi ci siamo, oggi facciamo quello che ci siamo prefissati di fare, al contrario del giovedì che di solito dico che facciamo una roba e poi invece parliamo tutto il tempo di Square. Sei in pari con Vox? Assolutamente no. Purtroppo assolutamente no, ho registrato il video che avevo visto i primi due episodi e mi sono fermato lì. Non so perché. Cos'è che ho guardato?
Penso di essere entrato in quel piccolo loop in cui ho visto due episodi, mi sono volutamente fermato, poi dovevo registrare il video, montarlo così, quindi nel mentre c'erano giorni di lavoro in cui sono andato avanti a vedere altro, sto guardando Cowboy Bebop, ve l'ho detto, come anime, diciamo, cioè senza virgolette, Cowboy Bebop è un anime, insieme ad altra roba. E ultimamente quando mi capita di avere quella mezz'oretta volante, 20 minuti, non mi viene metto Vox, ma mi viene vado avanti Cowboy Bebop. Perché nell'anticamera del mio cervello so che una volta guardato il terzo episodio in cui a quanto pare parte la vera trama, poi devo essere continuativo. E quindi... Courage. Allora, grazie mille, Phoenix. Buongiorno, capitano. Disgustosi per sempre. Ci piace 18 mesi, infatti. 18 mesi. Che io lo pronuncio sempre Phoenix, però. Cioè, per me, PHX sta per Phoenix. Forse l'ho già anche chiesto, ma non cambierò idea. Ti riferisci alla discussione sul Telegram della locanda del Drago Rosso? Può essere, può essere. Può essere perché so che. Ho visto. Ha scritto. Mi sono perso qualcosa. C'è un commento su Steph. Ah, eccolo qua. Il buon Steph ha scritto su Instagram che non gli è piaciuto Vox. Ma vi dirò. Ci sono solo i primi tre. No, in teoria ci sono i primi sei. Esatto. Infatti, sotto hanno scritto sei. Watch Party. Ma ci ho pensato, però. Boh, funziona un po' di merda, secondo me, Watch Party. Quindi non so quanto senso abbia in più. Non è una roba molto reaction, cioè lo guardo in maniera abbastanza passiva, mi verrebbe da stopparlo ogni 2 secondi per parlarci sopra, non so se sarebbe piacevole. È giusto, ogni mesetto c'è il dubbio. Sì, perché poi so il tuo vero nome, no? Quindi mi viene da dire, ah grazie, ah, però dico, vabbè, c'è il nick, lo chiamo con il nick, quindi mi esplode il cervello. Allora, nel mentre aspettiamo paga, per poi al massimo tornare sul... E fece la discussione, proprio la discussione sulla locanda non l'ho seguita. Però ho aperto Telegram e ho visto che c'erano tipo 180 messaggi, quindi ho detto ok, accetta in basso. Di solito funziona così. Allora, nel mentre aspettiamo poi la questione bolle, una volta contestualizzata meglio, si può assolutamente affrontare perché secondo me è comunque molto interessante. Parliamo di Vox. Parentesi Vox. Prima di... Io lo devo guardare da sola, così posso skippare le parti fastidiosissime del bardo che canta. Allora, vi faccio una domanda e non dovete semplicemente rispondere A o B, ma potete anche argomentare, cioè ditemi anche perché o perché secondo voi è meglio così. Per una volta avete la possibilità di dire perché è meglio. In un canale in cui diciamo non c'è meglio, non c'è peggio, una stolta, potete dirmi secondo me è meglio così. Vi chiedo, dato visto che paga è partita, quindi adesso ci palleggiamo un po' fra i due discorsi. Discorso Vox, nel mentre leggo paga. In che lingua lo state guardando? Italiano o inglese? Nulla contro le altre lingue, ma finché siamo nel nostro contesto italiano non credo che abbia senso guardarlo in... Boh, cileno, non lo so, che poi è spagnolo. Quindi, o forse è portoghese, non so se è spagnolo. Quindi, italiano, inglese, entrambe, come vai? Non lo so. E ditemi perché. Cosa vi ha portato a questa scelta? Perché io ho scelto volutamente e per certi versi ho pensato meglio così, per altri... Ok, dovrebbe andare. Per la bolla intendo un gruppo di persone all'interno di un insieme più grande, ok, quindi sottogruppo, che è più presente con opinioni, commenti, eccetera, che si fanno più sentire. L'esempio che ho è una chat Telegram. È stato fatto notare che le persone più silenti del suddetto gruppo si sentono timorosi di dare la propria opinione perché non fanno parte della bolla di cui sopra. Come si contrasta se hai un'idea o una cosa del genere? Si può contrastare? Super interessante, paga. Allora, chiudo il discorso scelta della lingua, così non mi perdi i commenti. Rispondiamo al discorso bolle e poi torniamo all'ipotetico main topic che è Vox. Quindi, abbiamo detto italiano, entrambe. Quindi vuol dire che lo state guardando, lo guardate duplice, lo guardate più volte. Grazie Capitan Baraba per i 9 mesi! Il
Inglese, ovviamente, dato che ho seguito la campagna di Critical Role, ci sta. Inglese sapendolo, quindi senza sub. Italiano, Ita, ma mi sono recuperato la canzone del Bardo anche in inglese. È questo che mi ha triggerato il fatto che si sia parlato delle parti cantate. Italiano, ma vorrei riguardarlo in inglese. Italiano perché è curioso di vedere il lavoro di Gian. Perché adoro i doppiatori originali ed ero curioso del doppiaggio. Ci sta. Allora. Ah, Capitan Barabba che colpisce come al solito. La Madonna. Solita tripletta, ormai. Grazie mille, Barabba. Grazie mille. E mi raccomando, chi è che ha ricevuto le stabbine regalo? Come lo dice? È un segreto. Ah no, è sotto, è sotto. Mi raccomando, Microphone e MDZ, ringraziate il buon Capitan Barabba che vi spinge a unirvi alla Ciurmaglia. E vi ricordo che canzone è partita. Siamo passati dal new metal al boh, country folk. Cioè, va bene che alternative vale tutto, però si dia un contegno, signor Presidente. Vi ricordo, appunto, tutti voi che avete la sub per un motivo o per l'altro, che c'è un canale Telegram dedicato ai sub, un gruppo Telegram, non canale, un gruppo Telegram dedicato ai sub dove chiacchieriamo di un sacco di robe e che vi dà poi accesso al Discord dell'Isola dei Disgustosi che è ambitissimo e succosissimo perché si gioca come pazzi. Io stasera, ad esempio, gioco con dei disgustosi privatamente perché ci sono delle cose che bollono in pentola. Arriviamo anche su questo. Oggi ci abbiamo troppa roba, non basta una live. Servono due. Always in lingua originale. Anch'io faccio questo ragionamento sui cartoni un po' meno, anche sui videogiochi un po' meno, perché si entra in un discorso diverso qua. Io ho la lingua anglofona, facciamo a botte, ci sta. Inglese, ho visto anche qualcosina in italiano perché ero curioso della direzione di Gian, però secondo me ha molto senso in inglese dato che sono proprio loro a dargli le voci. Ha senso. Inglese da solo, in italiano durante il watch party di Entail, ok? Vabbè, ci sta che Entail lo guardi in italiano. Io mi sono guardato anche Squid Games coreano con i sub, ovviamente, oppure TV series in svedese. Ma anche perché al tempo Squid Games c'era solo in coreano. L'hanno doppiato dopo. Inglese è troppo abituato all'associazione volto-voce originali, ci sta. Sensissimo inglese perché generalmente quando posso guardare un'opera in lingua originale che parlo e capisco, la preferisco perché poiché è stata pensata in quella lingua e eventuali giochi di parole possono essere più immediati. Ascoltare le voci originali in italiano. Ok, c'è un. Sono abituata così, non mi sono posto il dilemma. Non sapevo che già facesse cose, l'ho scoperto adesso. Poi ho curiosato il giapponese. Vabbè, il giapponese. Io ogni tanto metto i giochi in giapponese. Tipo League of Legends in giapponese è un'esperienza completamente diversa. Comunque, ok. Giocate privatamente su Discord stasera, ma gli altri possono assistere in vocale. Questa sera no. Questa sera, allora, di norma, normalmente sì, vige sempre il si chiede al master, che poi chiede al gruppo, perché magari uno si vergogna, un giocatore si vergogna. Questa sera no, perché è un playtest. Quindi gioco con dei disgustosi una roba che poi vedrà probabilmente la luce in live, quindi sarebbe spoiler. Arrivato adesso, Mattia, non ti preoccupare, tanto stiamo appena calfendo la superficie. Allora, ok, quindi c'è un buon 50-50. C'è un buon 50-50 italiano-inglese, forse di più l'inglese, sorprendentemente, su Vox. Ok, ci torneremo. Ora, prendo un attimo il discorso bolle di paga. Che fa ridere, così, però è molto interessante. Allora, vale la pena di contrastare questa roba? 100%, assolutamente sì. E ti dico, anzi, io la vivo in prima persona praticamente ogni giorno, avendo appunto, tra virgolette, la mia community, ovvero la community dei disgustosi, che è bella attiva comunque, scrivono come dei porcelli. E almeno non voglio trasmettere il da noi, perché non voglio fare un discorso noi, loro, non è di mio interesse farlo, però per trasmettervi l'idea, da noi. Sono piuttosto soddisfatto di notare che, ok, sì, ci sono i grandi antichi, ok? Quindi ci sono quegli elementi che ci sono veramente da sempre, ci sono proprio i sub storicissimi, no? E che erano attivi al tempo e
hanno sviluppato l'abitudine o sono particolarmente interessati o sono semplicemente particolarmente attivi, ci sono sempre. Quindi fungono proprio anche un po' da punti di riferimento per la community. Cosa bellissima, graditissima. E mentre invece per tutti gli altri ho sempre notato come si andasse molto a cicli. Quindi c'è il ciclo dove scrivono tantissimo quelle persone. Né poche né tante, 10, 20, 30 su 100 e passa che siamo sul gruppo, no? Però comunque non tutti scrivono, non tutti hanno il gruppo, non tutti hanno le notificative, non tutti seguono attivamente il gruppo o le conversazioni o le discussioni, quelle anche un pochino lunghe in cui ti devi recuperare dei messaggi, per miriade di motivi: non ho tempo, non ho sbatti, sono a lavoro, me lo sono perso, non ho voglia di recuperarlo dopo perché ormai la discussione è chiusa, un sacco di motivi. Questo per me non è un problema e soprattutto. Se vedessi, sì, Yumiko, tu sei un grande antico, assolutamente sì. Tra l'altro tu sei la regina dei grandi antichi, perché il contatore dice che sei la sub più stoica e stoica di sempre, quindi la regina del nuovo titolo, regina dei grandi antichi. Qualsiasi cosa questo voglia dire. Comunque. Finché noto un ciclo, mi piace. Okay? Cioè, mi piace vedere che per un tot ci sono attivi quei 10-20. Poi magari di quei 10-20 rimangono attivi 5, mentre altri 5 nuovi ingressi o triggerati da nuovi argomenti si attivano e cominciano a o si sono sciolti col tempo. Ok, cioè vedo proprio che c'è un ciclo. Non voglio dire riciclo, perché non è quello, non è che chi smette di scrivere esce dalla community o non c'è più. È chiaro che qualcuno per strada ce lo siamo perso, e non è male, però siamo abbastanza solidi, quindi quando uno è attivo, scrive così, è più facile che passiamo dall'essere 20 all'essere 30 attivi che non all'essere 20, essere di nuovo 20, ma 20 completamente nuovi, ok? Quindi aumentano sempre di più e ogni tanto c'è anche qualcuno di nuovo che si unisce. In tutto questo bisogna, secondo me, premettere il è lo standard, ok? Cioè vi do dei numeri, ok? Vi do dei numeri, tanto non ho. Sto controllando, non ho grossi problemi. Allora guardo dati sensibili particolari. Non ce ne sono. Se ce ne sono, me ne sbatto la minchia. E ve li faccio vedere. Ho sbagliato finestra. Allora, vi do dei numeri. Prendiamo questo video. Ok? Beh, non vedete il cursore, ma vedete che si illuminano le cose. Comunque questo qua è più scuro. Cosa sta rovinando D&D? Il video è andato discretamente bene, ha raggiunto tante persone. Il titolo triggerino, quindi mi spinge ad aprirlo così, di arrotondiamo sia in eccesso che in difetto di 3.000 persone aggiunte, meno di un decimo ha messo una reaction, meno di un decimo si è espressa sul video, il che non significa minimamente che soltanto a un decimo di queste persone il video è piaciuto o non è piaciuto e il 90% invece è indifferente. No. Che magari mi è piaciuto tantissimo, magari mi ha fatto stra incazzare, l'ho chiuso a metà, ma non ho messo la reaction. Perché è un passo in più, è un'altra cosa, è un altro tipo di fruizione che non è per tutti. In tutto questo, meno di un trentesimo hanno commentato. No. Sì, meno di un trentesimo hanno commentato. No, più di un trentesimo hanno commentato. Ok? Una persona su 30 commenta. Questo per dire cosa? Per dire che non è male. Non ho più una vita, vedi i tuoi video in macchina e non ricordo a posteriori di commentare, ma non c'è problema, non c'è problema. Francesca, ad esempio, è sempre stata una super attiva durante la pandemia e ad esempio uno di quei punti di riferimento a cui tantissimi la taggavano, le chiedevano cose, le chiedevano consigli, proprio perché particolarmente attiva, quindi ti rimaneva impresso il nome, diventavi un po' figura di riferimento. Quando c'erano delle giocate, lei c'era sempre in mezzo, bla 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 bla. Poi la vita porta impegni, lavoro, cose, ed è semplicemente meno attiva, non meno partecipe, non meno interessata, solo meno attiva, perché c'è altro. E io Terenea, tutti vorremmo che fosse meno attiva, ma purtroppo c'è sempre. Salutiamo Sara. Allora, che fai?
telefoni. Giusto, giusto, giusto. Però ho detto quello che abbiamo pensato tutti. Infatti ti ride. Ok. Quindi esempio perfetto, secondo me, Francesca. C'è anche da dire che molti di noi commentano poi su Discord mentre ne parliamo. Verissimo. Io vi dico, mannaggia voi, commentate su YouTube, che è una delle cose principali dell'algoritmo. Se ci sono dei commenti pertinenti e lunghi, l'algoritmo ti spinge il video di brutto perché per lui ha fatto parlare. Quindi, mannaggia. Però sono contento che i video facciano comunque parlare perché significa che c'è interesse e che ho colto il punto. Quindi, è normale, è sempre stato così. Diventa un problema, e qui vado a chiudere questa parentesi di argomento, diventa un problema quando si manifesta quanto è spesso da paga. Ovvero, non è un discorso del io sono il classico utente fantasma, seguo, lurco, ma non ho l'interesse, non ho lo stimolo di seguire in prima persona. Non di seguire in prima persona, di essere attivo, di essere propositivo in prima persona. Seguo, pace. E vi dico, 90% dei casi io come fruitore su YouTube sono così. Su Twitch ad esempio sono l'opposto. Se su Twitch io scrivo e il Twitcher in questione scrivo una, due, tre volte, non coglie il mio spunto, non mi risponde, cioè non ho il dialogo con la persona che ho davanti, molto probabilmente chiudo lo streaming, ma non perché sono indignato, non va cagato, qualcuno lo banno, ma perché la mia percezione di Twitch è questa. Perché oggi siamo qui live e non sto giocando, non vi sto mostrando partite, ma sto parlando con voi? Perché per me Twitch è questo, è il punto di incontro con la community. È il momento in cui possiamo parlare fra di noi. Quindi, se entro sul tuo canale Twitch, ti scrivo e tu non mi caghi una, due, tre volte, non stai usando Twitch come piace a me, tra virgolette, come a me piace fruirne, e quindi me ne vado. Non significa che tolgo il follow, ti segnalo. Vado semplicemente su un'altra live, poi magari torno un'altra volta. Ti remolla così. Ad esempio, io in chat da Intel avrò scritto un sacco di volte. Pochissime volte hanno risposto, ma perché la chat è un fiume, il messaggio si perde, non è che ho tolto il follow indignato, ok? Mettiamo i puntini sulle i perché poi la gente clippa ed è un attimo. Succedono casini. Pulizia contatti, esatto. Vorrei fare un'uscita stupida, ma 20 facce non mi caga mai. Scherzo, legge sempre i miei rischi banan. Sì, Brix è una roba veramente clamorosa. Cioè, tutte le volte che ho una notifica di Brix è sicuramente una cagata. Però la leggo perché mi tagga tutte le volte. Diventa un problema questa roba qua nel momento in cui l'attività di alcuni spaventa o intimorisce gli altri che non si sentono degni, tra virgolette, dell'attenzione, che non si sentono all'altezza di esprimere il pensiero, ma che si sentono letteralmente un po' soffocati, un po' eclissati dagli altri. Questo è un problema e nuoce alla community. Quindi, secondo me, la soluzione non sta in quelli timidini, non sta in quelli che si sentono tarpati a dire yo raga, ma datemi una sveglia, potete scrivere tutti. Non è quella la soluzione, secondo me, dal mio punto di vista, perché il problema non sta in loro che sono timidini, sta evidentemente in noi che abbiamo creato un clima che non va a genio ai nuovi o che comunque non ti sprona a unirti alla discussione. Quindi noi, particolarmente attivi o eventuali moderatori che vogliono risolvere questa cosa, dovrebbero prendere gli utenti particolarmente attivi e dire: ragazzi, abbiamo questo problema. Secondo voi da cosa potrebbe nascere? Scrivete troppo? Scrivete in modo troppo complicato? Scrivete in modo troppo altezzoso? Scrivete in modo troppo prolisso e quindi uno non riesce a starvi dietro o non riesce a capire cosa state dicendo? O ve la raccontate troppo fra di voi? Cioè, agirei sul gruppo particolarmente attivo, rendendoli partecipi della discussione, dicendogli: ragazzi, abbiamo un problema, questa cosa qua nuoce alla community. Voi nel fare una cosa bella, purtroppo abbiamo una ritorsione negativa. Lavoriamoci insieme, cerchiamo di capire come. E con la loro collaborazione, secondo me la soluzione si trova. Basterebbe che cercassero di tirare dentro gli altri, basterebbe che scrivessero un pochino meno. La soluzione si trova, secondo me non è un problema risolvibile, ma agirei sulla causa, non sul problema di per sé, cioè non sulle vittime. Spero di aver colto. Mi interessa sapere anche cosa ne pensate voi in chat, se l'argomento è di vostro interesse, cioè voi come gestireste questo problema?
Posto che sono contento che fortunatamente noi questo genere di problema non ce l'abbiamo, io non l'ho percepito, cioè io vedo di continuo nuovi che scrivono. Certo, quando si fanno i giga scureggioni di argomenti, veramente tonnellate e tonnellate di messaggi che ti occupano tutto il pomeriggio, e che magari alla volta che... io più volte ho detto che alcuni video che ho portato sul canale YouTube nascevano da spunti e da discussioni nate proprio sul canale Telegram o su Discord, perché vedevo che c'era interesse. Quindi nel momento in cui vedo che per due pomeriggi di seguito ho fiumi e fiumi di messaggi sul gruppo dei sub che si scannano, fra virgolette, in maniera costruttiva a parlare di metagame, io la settimana dopo faccio un video sul metagame, perché significa che c'è argomento, perché significa che c'è interesse almeno nella mia community. Quindi innanzitutto il video è per loro, perché parlo di cose che ci interessano, e poi spero che sia spendibile per tutti. Più o meno stessa cosa il video di Vox. Vengo in live, 1, 2, 3, 4, 10 persone mi chiedono hai visto Vox. Entro su Telegram, vedo la gente che parla di Vox e dico raga, ok, facciamo un video su Vox. Bevo e mi metto in paio, visto che avete scritto tanto, ho cercato di leggere tutto il possibile. E ci ho avuto capitano, vi banno tutti. Hai visto il finale di Calling? Te ne ha poi bannare Wix. Banniamone uno per educarne 100. 204 in realtà. Hai messo in paio? Bravo, sì. Twitch, infatti. Mi ricordo quando eravamo solo in pochi grandi antichi, che al tempo non erano grandi antichi, erano solo... cose. E si scrivevano i wall text. Beh, anche adesso ogni tanto mi arrivano dei wall text, non dai idee. Però i wall text di una volta erano diversi, quando c'erano loro. Adesso per me è troppe gif. E troppo lavoro da fare nel mio lavoro, a volte skippo giornate intere. Sono contenta di aver avuto modo di portare una sessione l'altra sera sul Discord. Vabbè, ma ci sta, è normale. Ma anche quello va molto a cicli, se ci fai caso, Fra. C'è stato un fortissimo periodo in cui poi vabbè, ci sarebbe anche un altro discorso che però è nostro, della nostra community. C'è stato un periodo in cui su 10 messaggi minimo 7 erano sticker, perché erano usciti gli sticker a 20 facce, perché qualcuno aveva scoperto gli sticker, non lo so, una miriade di sticker. Poi cosa è successo? La community si è parlata, si è detto ragazzi, però che io devo prendere il telefono, guardo 200 messaggi, sono pure interessato, mi metto lì, vorrei leggerli. Questi 200 messaggi, 150 su sticker, mi girano i coglioni. E la community insieme si è adeguata e educata. Adesso è molto migliorata la cosa. Sì, ci sono tanti gif, ma di solito è a crollare un argomento. Cioè, è proprio il mio uso delle emoji, ok? Tanto gif, che sono boomer e uso le emoji. Non so se si può dire... maledetto timer. Benedetto timer. Benedetto timer. Sto seguendo un seminario sulla didattica partecipativa, su tecniche che servono per coinvolgere maggiormente gli studenti durante le lezioni. È un problema che ha tanti punti di contatto con quello di cui stai parlando. Beh, assolutamente. Assolutamente mi sembra molto, molto vicina come argomentazione. Sai che non si spammano gli sticker solo grazie al timer? Ma lei non svedi tutti i segreti? Cioè io volevo farvi passare per delle persone ricettive, che imparano, che si migliorano a vicenda. Invece no. In realtà abbiamo messo un bot che ti bastona. Ho 23 anni ed uso anche io le emoji al posto degli sticker. Allora siamo boomer insieme, NIU. Non c'è da vergognarsi a essere boomer. Devi accettare questo lato di te, sapere che siamo in tanti e che ci vogliamo bene fra di noi, nel nostro boomerismo emogioso. Finché non mandi l'immagine pixellosa con scritto buongiornissimo agli amici alle 8 del mattino, va tutto bene. Va tutto bene. Mi accodo alle emoji, odio gli sticker. Abbiamo la regina dei grandi antichi dalla nostra. Ok? Quindi, comunque... al massimo ricettine per fare cena. Sì, ad esempio ogni tanto il gruppo sub impazzisce e partono foto di cibo ovunque. La domenica di solito è la giornata delle foto cibo. In tutto questo, già che siamo sull'argomento, io, siccome si torna sul discorso del siamo 204 sub, ma non siamo 204 sul gruppo sub,
Quindi abbiamo perso qualcuno per strada, io vi ingolosisco e vi dico che in questo preciso istante farò una richiesta sul gruppo sub, giusto per dimostrarvi che ci sono anch'io dentro. Poi seguire bene è possibile, sono dei pazzi squilibrati, però si fa il possibile e li sfrutto e gli faccio una richiesta. Vi faccio una richiesta perché, come vi ho detto, noi stasera giocheremo, io e altri 3-4 di Sustos, adesso vediamo, giocheremo una roba. Beh, ve lo dico ma non ve lo dico, ok? Tanto i sub sanno. Perché i sub sanno? L'ho pubblicata sul Discord, quindi si potevano segnare, quindi loro hanno già avuto lo spoilerino. Però, tra l'altro, è una loro richiesta, quindi non spoilerate voi in chat, fate i bravi. Però stasera playtestiamo una roba e poi cose. Soltanto che io sono in enorme difficoltà, sia a livello di tempo, perché il playtest non doveva essere questa sera in realtà. Però a livello logistico riesco a farlo più comodo stasera che non venerdì pomeriggio con l'idea del se andiamo troppo lunghi devo staccare e andare al lavoro. No, che lo faccio stasera, che se facciamo le 4 di notte, sti cazzi. Comunque, ho il problema che non ho le soundtrack. Non, ne ho due. Ho trovato due canzoni. Perché devono essere copyright free, bla 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 bla. La risposta è no, mi taggano sul gruppo, bastardi. Quindi, chiunque di voi abbia sbatti tempo e piacere, chiunque di voi sub abbia sbatti tempo e piacere di mettersi lì e fare una mini playlist, o anche soltanto mandarmi dei link, non c'è problema, di cose su YouTube, di soundtrack copyright free a tema, e voi conoscete il tema sub, conoscete il contesto, conoscete il gioco che giocheremo, fate con tutto quello che può servire, quindi dall'idea di sigla all'idea di momento trama, momento epico, momento rivelazione epica, momento shock, plot twist, cliffhanger. Divertitevi, mandatemi cose che nel caso poi ovviamente io vi faccio credere. Cioè, quando questa roba andrà live dirò le soundtrack di oggi, la playlist di oggi l'hanno stilata 90% disgustosi, quindi bravi tu. Se vuoi metto a cantare te le registro, no, devono essere instrumental, Max. Adesso sta diventando una roba cyberpunk che ho davanti il telefono, quindi leggo cosa mi scrivono sul gruppo Telegram e vi rispondo, non l'ho letto. Un delirio. Comunque, adesso ignoro, basta. Basta, è sceso il prezzo di Bitcoin, mannaggia voi. Tutta colpa vostra, lo so che l'avete fatto scendere voi. Detto questo, anzi, facciamo così, incarico Judge, che è una persona seria e che non vorrebbe avere nulla a che fare con questa cosa, ma io gliela accollo, di scriverlo lui sul gruppo Telegram, così non mi metto. Signor Judge, se ha tempo e modo, scriva sul gruppo Telegram che ho richiesto in live questa cosa. Sul gruppo Telegram lo scriva pure full spoiler, tanto sti cazzi. Se Judge non può, può subappaltare a Max. Detto questo, siamo tolti anche questa. Discorso andato. Bellissimo, spero che sia stato utile per paga. Ho cercato di tenere d'occhio la chat, ma non so se ha più scritto. Spero di averle risposto e di averle dato degli spunti interessanti. Oggi un fanta migliore di messaggi, quindi non la troverò mai più. Ora, Vox Machina, anzi, andiamo a prendere il commento di cui si parlava prima. Power level, ok, è questo qua, ve lo mostro. Anzi, prima, molto utile, un sacco di cose su cui pensare, perfetto, sono contento, paga. Allora, io sto guardando Vox Machina in italiano, scelta stranissima per me, io sono uno di quelli, guardo sempre le cose in lingua originale, per tutti i motivi che vi ho detto voi, perché sicuramente si incastrano meglio, perché molto spesso in alcuni ambienti secondo me è obbligatorio, cioè guardare le serie coreane, guardare gli anime doppiati mi è impossibile, cioè proprio non capisco la gente come faccia, perché è un'altra cosa, proprio un'altra cosa, ma prendiamo le serie coreane o le serie giapponesi o le serie quello che volete, loro hanno talmente un modo particolare di parlare, recitare, esporsi, sono talmente espressivi fisicamente, di come si può dire, di linguaggio non verbale, che doppiato
con una parlata italiana normale non rende. Dovresti, perché comunque magari io sto parlando con questo tono di voce, mentre l'attore invece è lì che si muove tutto, e io invece tengo un tono normale perché comunque non c'è il contesto per... Se lo faccio così, non c'è sincro, ci sto vedendo una recitazione con una voce che non mi funziona sopra. Allo stesso tempo, se però il doppiatore italiano si mettesse a urlare, alzasse i toni, esasse tutte le sali scendi di suoni che usano i coreani e i giapponesi, che per loro ha senso perché la loro lingua è fondamentale, per noi no, mi risulta cringe. Cioè, mi risulta completamente straniante. Questo sto urlando come un pazzo, ma completamente fuori contesto e fuori scala da quello che sta succedendo. Quindi, lingua originale, perché in quel caso mi funzionano. In questo caso ho deciso di guardarlo in italiano per tutta una serie di motivi, per il discorso Gian, per il discorso che mi interessava l'adattamento, per il discorso del lo guardo mentre sto facendo altro, mentre magari banalmente sto mangiando, quindi non riesco a leggere, no? Queste cose qua, ok, me lo guardo in italiano. Così mi basta ascoltare e ci sto dietro. Nonostante ero molto curioso di guardarlo in inglese, e questo sarebbe stato uno dei pochi casi in cui effettivamente sarebbe potuto valerne particolarmente la pena, perché quelli di Critical Role sono doppiatori, e qui sono loro che non giocano di ruolo, ma fanno letteralmente il loro lavoro. Quindi, top del top, no? C'è la voce narrante di Tizio che doppia il narratore è una roba, la voce narrata di Matthew Mercer è un'altra, nulla togliere a Tizio, che non so chi sia sinceramente, ma aveva una voce clamorosa, però sentire Matthew Mercer che ti dice quelle robe non è la stessa cosa. Fa un effetto diverso. Ho visto Seven Deadly Sins doppiato in italiano, credo di non aver asceso a un livello superiore di esistenza per poco. È una roba. Seven Deadly Sins è un'esperienza. È un'esperienza. Seven Deadly Sins è un'esperienza. Io ho dei ricordi onirici. Onirici. L'avevo raccontato in live. Io ho visto tutta la prima stagione inchiodato a letto, proprio, cioè bloccato a letto con la febbre in Olanda. Ad agosto, cioè avevo la febbre ad agosto, non lo so, avevo la febbre, avevo 38 di febbre, quindi lì sul letto morente, con Netflix aperto, che l'idea di dovermi mettere a leggere dei sottotitoli non esisteva nel mio cervello perché non ero assolutamente in grado di leggere. E quindi ho cercato le cose doppiate in italiano, c'era Seven Deadly Sins che stranamente era soltanto in olandese o italiano, non c'era neanche il giapponese. E ho detto, ok, lo guardo, e nel momento in cui ti entra il personaggio che è donna, ma la voce da uomo, e tu dici: ma è un discorso di non binario, cioè lui è vestito da donna, ma in realtà è un uomo. Cioè, non si capisce, non si capisce. Dici: ma è il doppiato, hanno sbagliato. Cosa sta succedendo nella mia vita? Io ho questi ricordi di sapere. Questa è stata la mia esperienza. Bellissimo. Mandato il file. Oh, bellissimo. Bellissimo. Stanno già arrivando delle cose disgustose sul gruppo. Mandatemelo in privato perché sennò mi perdo tutto. Grazie mille, Francesca. Non apro il messaggio così non mi perdo la notifica. Non taggatemi in 400 sul gruppo perché finisce che clicco il pulsantino del tag e mi perdo tutti gli altri. Mandatemeli in privato, mi raccomando. Detto questo, io sto guardando Vox in italiano e in italiano il primo episodio mi ha fatto attaccare al divano, perché ho detto, ok, figo, perché primo episodio, ok, la prima volta che usano un linguaggio un bel po' colorito, ok, il contesto mi piace, sono dei mercenari, sono sbruffoni, sono sporchi, sono rudi. Quando veramente in 3 minuti di dialogo ci sono 10 parolacce, di cui 8 potevano tranquillamente non esserci, sono solo volgari e non dipingono il contesto, ma mi rendono semplicemente personaggio volgare. Mi sta facendo dire: ok, ho capito cosa volete fare. Abusato, abusatissimo. Nel secondo episodio, fortunatamente, questa cosa qua c'è, ma un po' meno. O comunque, io ci sono arrivato scottato dal primo episodio, quindi la stavo già un po' soffrendo, ma va abbastanza edulcorandosi. Gian, io gli ho fatto questa critica, gli ho segnalato questa cosa dicendo: secondo me ho capito l'intento di rendere il mondo
vivo, vero, rude, come potrebbe essere, quindi non stiamo lì a fare i nobilotti, abbiamo un linguaggio abbastanza volgarotto, ok, ma mi sembrava too much, e lui mi ha risposto sì, solo i primi episodi. Poi a partire già tipo dal terzo, questa cosa qua si va molto ad addolcire fino a diventare abbastanza normale in realtà. Non so se sia fedele all'americano, quindi effettivamente i primi episodi erano pieni di fuck da tutte le parti, quindi loro erano semplicemente adattati e localizzati, rimanendo fedeli a quello, o se è una scelta di direzione artistica italiana, questo non lo so. Però sono entrato sul discorso scelta della lingua proprio per arrivare a questo punto del... L'italiano all'inizio non ha pagato. Il mio primo approccio è stato bello, interessante, ma troppo. Soprattutto poi le parti con il bardo canta effettivamente non mi piacciono. Non so come sia in inglese però, quindi c'è quel discorso lì. Certo, non è Disney, va bene, ci sta. Ma anche perché non deve essere, cioè sono veramente delle micro canzoncine molto, molto stupide tra l'altro, però coerenti col personaggio. Questo va detto. Per quel che mi è sembrato, la scelta di direzione artistica in inglese non era così pesante. È pur vero che in inglese non hai tutti questi intercalari, tutto questo colore nelle parolacce. Cioè in inglese fuck è fuck. E al massimo sono storpiature di fuck. Fine, cioè non è che abbiano molte scelte. Le altre parole, nonostante noi le traduciamo con effettivamente parolacce, per loro non lo sono. Cioè per loro la F-word è la parolaccia. Dick non è una parolaccia. Ok? Non è così sconvolgente. Cosa che per noi ormai non lo è più. Però quando io ero ragazzino, anche soltanto dire cazzo, hai detto una parolaccia. Cioè, al pari della bestemmia oggi. Cioè ci siamo molto volgarizzati nella lingua di tutti i giorni. Nemmeno bitch. Cioè sono quelle parole forti, ovviamente offensive, ovviamente dispregiative, ma non è parolaccia, cioè la parola vietata è fuck, basta. È percepita meno pesante, esatto, è percepita meno pesante e la usano molto più in chiave umoristica, assolutamente. Il perché è da capire, serve fare solo scalpore e attirare l'attenzione? Dipende se effettivamente anche in inglese c'è un bel abuso di fuck nei primi due episodi e poi va scemando. O se è una scelta prettamente italiana, e se è una scelta prettamente italiana, da cosa è mossa? Dal appunto fare scalpore, dal dipingere un contesto particolarmente grezzo, che però poi pian pianino insieme alla storia si ripulisce, perché senza fare spoiler, perché io sono al secondo episodio, penso che siete più avanti voi, ma già dal secondo episodio, alla fine del secondo episodio, i Vox Machina fanno un bel level up. Gerarchicamente parlando, socialmente parlando, e quindi ci sta che possa anche essere un ti faccio vedere come loro siano partiti veramente dalla bettola, dalla rissa in taverna, camionisti sboccati, disgustosi, tutto quello che vuoi, e nell'arco della loro scalata sociale anche il loro linguaggio cambi. Può essere una scelta interessante. Rimango dell'idea che fosse comunque troppo marcata. Io sono una persona strana. Io sono una persona strana perché sono molto sensibile al linguaggio. Ad esempio, una delle critiche che ho fatto spesso volentieri e che continuo a fare, a volte anche direttamente, a diretto interessato, è dire a Matt usa un linguaggio consono alla narrazione che stai dicendo. Se mi stai interpretando, ad esempio, di Luxastra lo sciamano, dei lucertoloidi, tutto, cazzo, culo, coglione, vaffanculo, sono parole vietate. Nel momento in cui stai interpretando lui, ma anche che lui non le dica, ma il fatto che tu mi traduci una scena in cui c'è lui usando queste parole, un po' mi tiri fuori perché non sono consone alla scena che mi stai dipingendo, ma sono io. E questo è un mio consiglio, sto dicendo, è così, c'è scritto sul manuale del giocatore. A me tira fuori questa roba qua. Magari dà fastidio anche altri, quindi ti porto il mio feedback. Fine. Poi Matt è la persona più umile e aperta al dialogo e al confronto alle critiche del mondo, quindi mi ha sempre molto chiacchierato di queste cose. Però io la soffro tantissimo, sta roba. Nonostante mi renda conto io in primis di essere una persona a volte eccessivamente
sboccata e mi dia fastidio da solo. Nonostante sia una persona che per scelta non bestemmia. Cioè, per tirare fuori una bestemmia a me significa veramente cioè, che sto proprio esplodendo. Perché quella invece è una scelta etico-professionale. Ok? Cioè, ho studiato 9 anni comunicazione. Il mio lavoro dovrebbe essere comunicare con le persone. E lo faccio. Sia qua oggi con voi, che nei video su YouTube, che ogni volta che faccio un post, che ogni sera che vado in taverna arrivano dei clienti nuovi o qualcuno che mi riconosce come disgustoso o qualsiasi cosa, io comunico, io parlo con la gente. E ho fatto questo stesso discorso a un mio amico, tra l'altro il mio cantante storico della band, che aveva invece la bestemmia piuttosto facile, quasi veneta, quasi veneto bergamasca, e mi ha detto: ma tu come vivi? Cioè, io vivrei con l'ansia essere come te. Perché tu usi veramente la bestemmia come intercalare, come virgola. A me non dà fastidio come persona, anzi, la trovo una cosa abbastanza humor, mi fa ridere nel giusto contesto. Però sicuramente a tantissime altre persone può dare fastidio. E tu, di lavoro, fai il parrucchiere. Tu chiacchieri mentre lavori. Se stai chiacchierando con un vecchietto e ti parte un porchino, e questa persona è, come molti dei vecchietti, suscettibilissima alla cosa, e te l'hai bruciata. Cioè, cliente l'hai perso. Se ne va sconvolto e incazzato, ti mette contro tutto il paese, ovviamente. La chiesa, cioè, scomunicato, un disastro perché ti è scappato un porchino mentre ti tagliavi i capelli. È un casino. Non so perché siamo finiti a parlare di questa cosa, però aneddoti disgustosi divertenti. Salutiamo il nostro amico parrucchiere. Ci stiamo dimenticando la Toscana. Regione patria delle bestemmie fantasiose. Sì, non so, non ho amici toscani particolarmente bestemmiatori. Personalmente trovo che Matt, per esempio, in Anime Selvagge sia molto più sul pezzo a livello di linguaggio rispetto a Luxastra. E quello che segnali, se ti ricordi, è un argomento di conversazione tra i disgustosi da anni. Sì, assolutamente. È una questione di registro linguistico. Sono esattamente i termini che uso anch'io nei video quando critico questa cosa. Che non è una critica, è un non l'apprezzo, a me non piace. Registro basso non vuol dire gratuito. Poi lì c'è anche un pizzico di persona, ok? Cioè, quando gli parte quella cosa lì è un pizzico di Matt. Matt ha un linguaggio. Matt non è particolarmente volgare nel linguaggio, sono più volgare io probabilmente, a livello gratuito, ma quando gli parte la parolaccia, gli parte bella sottolineata, bella calcata, quindi spicca tanto, no? E in certi contesti in cui non dovrebbero assolutamente spiccare, sono proprio degli schiaffi in faccia. Per me. Sotto in realtà anche i vecchi un bestemmino di tanto lo dire. Ma sì, sicuramente. Però comunque gli dà fastidio sentirli. Poi vabbè, qui stiamo entrando nell'ipocrisia, incoerenza della società italiana. Stiamo andando un po' too much. Ma dalla mia parte, se un vecchietto non bestemmi ogni 2 per 3, non sei credibile. Io sono Veneto. Cioè, dipende dalla zona d'Italia dove sei. A me non piace molto la bestemmia, penso che sia. Penso. Ah no, pensa. La mia gioia quando abbiamo iniziato a giocare a D&D con un gruppo che dire che ha la bestemmia facile e riduttivo. E questo è uno spunto molto interessante e lo chiedo a voi. Lo chiedo a voi, questo è uno spunto super interessante. Forse non abbiamo nemmeno mai parlato. Perché quando si parla di. Bravo, bravo Judge, bravo Judge, siamo molto allineati. Quando si parla di dichiarazione di intenti, stavo giusto dicendo, si è sempre molto proiettati al gioco. Quindi in dichiarazione di intenti ci mettiamo cosa giochiamo, come lo giochiamo, che cosa si può utilizzare in questo gioco, che cosa modifichiamo di questo gioco, che cosa faranno i giocatori, tutto contestuale al gioco. E a volte ci dimentichiamo delle persone. Dimenticarsi delle persone nel gioco di ruolo è uno sbaglio clamoroso, perché è un gioco basato sulla comunicazione tra persone. Quindi non mettere in dichiarazione di intenti almeno delle linee guida sulla comunicazione fra queste persone
È un bel problema. In questo caso, ad esempio, la mia domanda è: voi avete mai messo in dichiarazione di intenti? Voglio che ci sia un linguaggio educato e consono, niente bestemmie, niente parolacce, niente volgarità gratuite. Io personalmente mai. Cioè, sono io il primo a essere manchevole di questa cosa qua. Vuoi che io in primis non sono portato a, e quindi di riflesso i miei giocatori di norma non nelle regole del server a priori, vabbè, ma quello è un discorso di community, Aster, che ci sta, è giustissimo che ci sia, se non ci fosse sarei io prima a metterlo, ma mi sembra che se facciamo un punto esclamativo a regole, ok, mi ricordo bene, prima cosa, niente bestemmie. Che poi, vabbè, io scrivo che altrimenti mi bannano il canale, sì, ok, ma è anche per un discorso proprio di sensibilità delle persone. Quella è la prima cosa che urta un italiano? La bestemmia. Perché paradossalmente è una cosa solo nostra, che abbiamo solo noi, noi che abbiamo un rapporto con la religione super particolare, e che quindi può essere un'arma veramente peso. È incredibile, parlavo di questo con altre persone e si avete faccia come Google. Ed è uscita a caso, non lo so perché. È nell'aglio, evidentemente. L'ananas sulla pizza, cosa? No, perché fino ad ora ho giocato solamente con il mio gruppo di amici, quindi ci si conosce ed anche il modo di parlare è simile. Ci sta. Ovviamente la dichiarazione di intenti non è un... come si può dire? Non è un F24 precompilato, cioè non è che apri il file... Non è che abbiamo tutti sul PC un file che si chiama DD, lo apriamo, ci cambiamo il titolo, mettiamo il titolo della nuova campagna, cambiamo il sistema di gioco e non viamo i giocatori, che tanto è sempre quello. No, cambia di tavolo in tavolo, ovviamente. Se il tavolo non cambia, ci sta che le premesse e le regole di quel tavolo siano sempre quelle. Che faccio, lo banno? Mi ha chiesto cosa tu è buon italiano, l'anna sulla pizza. No, Aster, purtroppo hai ragione lui. Non mi bannate. È buona la pizza con l'ananas. Cazzo, ma questa è nel nostro gruppo emoji. Questa è una zappata sui piedi clamorosa. Ma quindi dire Capitan Porchetta va bene? O rischiamo di considerarlo una metafora? No, va bene, bene. Che poi non è Capitan Porchetta, è Buccaneer Porchetta. Anche per se sarebbe un conflitto di capitani e diventa spiacevole la situazione. Giocando sempre con i miei amici e non con sconosciuti, semi sconosciuti, mi è passato per la mente farlo. Ci sta, è giustissimo. Però è altrettanto giusto avere nella testa il sì, ma se giocassi con degli sconosciuti, e so che a me questa cosa dà fastidio, forse è il caso di... Un mito sullo sfondo. Pacco. Agguati ninja, Pacco. Non lo so. Al mosso nella DD faccio notare quando si è in game essere blasfemi nei confronti delle religioni del mondo reale non ha molto senso, ma solo per una questione interpretativa. Interessante, io ho già una risposta e un aneddoto e un'esperienza su questa cosa, ma chiedo a voi. Vi è mai capitato di dover gestire la bestemmia in game? Noi oggi dovevamo parlare di Vox Machina, ma ormai siamo partiti, quindi in game, da master o da giocatori, perché vi ricordo non è scritto da nessuna parte che questo genere di problematiche le debba gestire il master. Togliamoci dalla testa questa abitudine, questa regola che il master deve essere tutore, educatore e bacchettone del tavolo. Il master è lì per far rispettare le regole, per muovere il mondo di gioco, fine. Le altre responsabilità sono di tutti. Quindi se c'è un comportamento spiacevole al tavolo, non c'è scritto da nessuna parte, prendo il master alla fine sessione e gli dico che questa cosa mi ha dato fastidio. Lui mi guarda e mi dice, cazzo, ma c'hai 30 anni? Dio, che cazzo vuoi da me? O prendiamo il gruppo, sentiamo se dà fastidio a tutti, agiamo in questo senso. Master ha eliminato il messaggio di Yumiko. Pesantissimo! Questa cosa è senza precedenti. Clicca per visualizzare cosa scrivi. Io so. No, non lo abbiamo messo in DD,
Anche perché siamo entrati io e il mio fidanzato in un gruppo già bello affiatato, quindi non mi aspettavo fosse così. Ho provato a dirlo un paio di volte, ma è passata in sordina. Cerco di non dargli peso. Chiyoko, non credo che questa cosa sia giusta. O meglio, cioè, se a te questa cosa dà fastidio, o anche solo se non è neanche un mi dà fastidio, mi urta, una roba da X-Card, ma è un mi distrae, mi tira fuori, che ci sta, è giustissimo, come giustamente abbiamo detto prima, hanno detto prima in chat, è una cosa completamente fuori contesto nel mondo di gioco, no? Cioè, no, i personaggi non dovrebbero dirlo, perché per loro non ha senso dire quella cosa. Quindi, ci sta che ti tiri fuori dalla narrazione. Non penso che tu dovresti accettare il fatto che sia passata in sordina. Hai evidenziato un problema riscontrato più volte al tavolo, hai tutto il diritto di essere ascoltate e loro hanno il dovere e la responsabilità di adeguarsi alla cosa. Non gli stai dicendo, raga, io non ve l'ho detto fino adesso, ma io sono allergico ai Warlock. Quando giocate con me non potete giocare ai Warlock, se no mi vengono tutte delle pustole. Ok, sta roba è folle, uno ti guarda e dice, ma tu non stai bene. Ma se tu dici, ragazzi, mi dà fastidio, io smetto di rombolare quando fate questa roba qua perché esco dal personaggio, perché mi tira fuori, giustissimo che tu lo dica, questa cosa qua sta intaccando la tua esperienza di gioco, che non vale meno della loro. Quindi, assolutamente, non sarei per il cerco di non dargli peso, se per te un peso ce l'ha. Ma ritorna di nuovo sul punto. Aster ha perdonato, bene. In game, i porco pelo nella piazza centrale della città sono stati grandemente puniti dai chierici di passaggio. Bellissimo. Se bestemmiare un chierico perde i poteri, gli altri non accade nulla. Magari una folla li lincia. Interessante, vai. Dipende. E a questo punto alziamo ancora di più il tiro. La bestemmia è metagame. Cioè, cosa succede? Se il giocatore che interpreta il chierico tira un porchino, l'ha detto il PG? Se l'ha detto il PG, è punibile per una cosa che nel mondo di gioco non esiste? Questa è metagame. Questa è proprio la definizione di metagame. Una roba che ha effetto fuori dal gioco, entra in gioco. E lo devia in qualche modo. Devo assolutamente soffiarmi il naso, se no impazzisco. Sì, subita e gestita. Un mio PG diceva spesso per le ciabatte ghiacciate di Auril, che in Forgotten Realms è la dea. Penso sia dea vergine, non dea vergine, del gelo malvagia. Ma non so se l'hai detto di bestemmia. Cioè, boh, espressione colorita? Vagamente blasfema? A sfondo blasfemo? Di solito non me la prendo con le divinità, ma con chi lavora per loro. Nel Sanctum Imperium ha molto senso bestemmiare non davanti agli inquisitori. Ci può stare, può stare. Personalmente un porco pelo forse qualche volta, ma come battuta. Bestemmia nel senso vero e proprio lo trovo sgradevole, da master gli darei uno stop immediato. Sono d'accordo. Si torna sempre sul perché da master. Cioè, se ti dà fastidio, a prescindere, se lo trovi sgradevole a prescindere, tu a quel tavolo non sei master ma sei giocatore, non ti devi girare verso il master e dire, ha bestemmiato, lo puniamo, gli diciamo, guarda, diglielo tu. E io, no ragazzi, va bene tutto ma mi dà fastidio. Noi siamo abituati ai porchi tirati in qualsiasi contesto e momento, ma al tavolo non accade mai di bestemmiare in-game. Off-game sono solo imprecazioni di disappunto verso il signore perché mi fa fallire su tele, però va bene, d'accordo. Nessuno si è mai posto il problema perché è una volgarità che probabilmente vediamo tutti esterna al gioco. Ci sta, quello non è metagame. Cioè, quando l'imprecazione, qualsiasi essa sia, viene palesemente dal giocatore per una frustrazione, cioè se tiro uno
e scappa il porchino. Tutti sappiamo che l'ho detto io, non l'ha detto il mio personaggio. E non parliamo neanche di leggere la scena, cioè è proprio pante. Veta, la bestemmia di un Kieko potrebbe essere davvero regolata come il PG e si arrabbia se la prende con la propria divinità per X motivi. Enryu. Ni. Nel senso, sì, potrebbe. Sarebbe veramente il Kieko più non stupido, ma incauto della storia. E questa cosa in teoria non dovrebbe avvenire perché il Kieko si basa su saggezza, quindi parliamo di un personaggio. Parliamo in termini. D&D è un gioco tradizionale, è un gioco meccanico. Parliamo in termini meccanici. Parliamo la lingua di D&D. Sto giocando un Kieko. Ho almeno 12-14 in saggezza. Ok, so che non devo bestemmiare. È proprio buon senso. È proprio, cioè, è proprio il contadino che sa che non deve innaffiare le piante col fuoco. Ok, cioè, siamo a quel livello lì. Siamo proprio al fare l'antitesi di quello che dovresti fare. Quindi sì, potremmo ruolarla, a livello di coerenza no. No, non esiste. Non esiste. Siamo veramente al limite del ladro che va a rubare al poliziotto. Dipende, se per esempio il personaggio lo punisci, se lo... solo il giocatore, e si dice di smettere, ci può stare. E dipende se detto in gioco, la divinità in gioco prende provvedimenti. Giustissimo, giustissimo. Se lo dice il PG, allora chiedo di inserire la divinità in cui si gioca. Ma è giusto per goliardia. Va bene, se la si butta sul goliardico. Stico infiammato di Phrasma. Esatto. In D&D non metto specifiche sul linguaggio, solo al tono. Ma la bestemmia dà fastidio. In una one shot a un evento online è uscita e nonostante il mio disagio, non sono intervenuta per non fermare il gioco. È scattato l'imbarazzo. Allora, lo capisco, no, è malissima come cosa. Qui potremmo porci un'altra interessante domanda, ovvero il perché noi giocatori, mettendoci dentro anche il master ovviamente, forse persino di più il master, tendiamo a dare la priorità al gioco piuttosto che ai giocatori? Perché tendiamo a mettere sopra la fluidità dell'esperienza persino alla nostra stessa fruizione? Quindi io arrivo a vivere una roba che mi dà fastidio, mi intacca il mio godermi l'esperienza, ma nonostante questo non la fermo, non la segnalo, non intervengo per non intaccarla in realtà agli altri. A quel punto non è che io penso non voglio farlo per non disturbare loro, ma è proprio un concetto del deve andare tutto liscio. Perché? Perché agisco a discapito della mia stessa esperienza quando faccio così? È stranissima come cosa se ci pensiamo. Siamo in un'abitazione come Forgotten Realms, io chiederei prima al giocatore se la bestemmia è letta al PG o lui. Se lui non coglie il PG potrebbe subire conseguenze. Adesso vi racconto il mio aneddoto, che vi ho già raccontato, ma ve lo racconto perché sicuramente a qualcuno mancherà. Prescindendo da tutto, penso che essere abituati non significa che una cosa sia meno offensiva di altre. Certo, togliendo il discorso religioso in sé, la bestemmia è una roba molto maleducata, secondo me. In una compagnia di gente vaia è una roba brutta da sentire, ma in generale è un linguaggio volgare. Poi che non si risponda è anche dato dal fatto che la persona che impreca di solito appare come prepotente, credo. Ma guarda, Yumiko. Metà del messaggio ero d'accordo, anche se sul prepotente no, o almeno è un discorso veramente particolare quello della bestemmia. In realtà io avevo seguito anche un video, o forse più video su YouTube, perché come argomento, adesso sembra di dire una cosa stupidissima, ma come argomento a livello sociologico, oltre che linguistico, semiotico, tutto quello che vogliamo, la bestemmia è una roba interessantissima. Perché? Uno, ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo soltanto in Italia. Due, ce l'abbiamo solo noi e nonostante questo non è uniforme. È
settoriale. E qui mi allaccio a quello che stavo dicendo appunto io, amico. La mia percezione della bestemmia in quanto a lombardo è diversa da quella di un romano, ad esempio, che può essere. Il romano poi è il caso per eccellenza, perché hai tipo due fazioni clamorose, cioè il romano ipersensibile alla bestemmia, perché abbiamo il Vaticano, tutto quello che vuoi, e poi invece abbiamo il romano in contrasto col primo, no? Poi abbiamo i Veneti, poi abbiamo i Bergamaschi, poi abbiamo i Liguri che avranno la loro percezione di bestemmia. I Liguri non mi sembra che bestemmino tanto. Voi mi dite che i Toscani bestemmiano tanto. Gli Emiliani e i Romagnoli no, non sono particolarmente portati alla bestemmia. Cioè veramente ogni regione ha la sua concezione della stessa cosa. Clamorosa sta roba qua. Clamorosa e ci sono un sacco di argomenti, di discorsi al riguardo super interessanti, anche di proprio di linguaggio, del fatto, cioè c'è chi dice che la bestemmia non dovrebbe. La bestemmia è illegale, non so se lo sapete, bestemmia è illegale. Quindi se si bestemmia in luogo pubblico, si è soggetti a una sanzione, tecnicamente, perché questa cosa non succede mai. Però tecnicamente si è soggetti a una sanzione. Poi c'erano anche tutti dei discorsi super meme del solo alcune bestemmie, ad esempio, e qui stiamo veramente sforando il contenuto classico di Twitch, diciamo così, quello che succede su altri canali. Non facciamo, anche oggi dissiamo qualcuno, ma ad esempio la Madonna non è considerata santità dallo Stato, diciamo, quindi bestemmiare la Madonna in pubblico va bene, bestemmiare altre cose non va bene. Dici perché? Perché di sì? Perché si è messi d'accordo con Stato e Chiesa, si è messi d'accordo e ha detto: guarda, però io, Stato italiano, cioè, ogni tanto un pochino mi scappa. Signore Vaticano, a me scappa. Io ce lo dico, a me scappa. Come facciamo? Va bene, dai, signor Stato italiano, facciamo che la Madonna va bene. La Madonna te la concedo. Non ti venga di bestemmiare l'asinello, il bue, lì mi incazzo. La Madonna poi. Io avrei voluto assistere a quella riunione in cui si è stilata questa legge, cioè mi sarei spanciato dalle idee. Ma detto questo, torniamo sul nostro, torniamo sul nostro. Posso dirti che a Roma è una cosa che ha un valore politico. Con le bestemmie si offendono le persone di chiesa che non pagano le tasse, che siamo uno stato laico sulla carta, eccetera. Esatto. Ovviamente te la sto mettendo in un modo un po' blando, il discorso è lunghissimo. Infatti è un discorso immenso. E per riallacciarsi a quello che dicevi prima, appunto, Yumi, io capisco che in certe, chiamiamole sottoculture, perché alla fine l'Italia è fatta di tantissime sottoculture. La cultura italiana è una roba che vuol dire tutto e niente, perché la cultura di un lombardo è diversa dalla cultura di un toscano, che è diversa dalla cultura di un sardo, ok? Perché siamo un paese tenuto insieme con lo sputo in realtà, cioè un sacco di persone quasi non parlano manco la stessa lingua. Quindi per me la bestemmia non è una roba da prepotenti, al limite è una roba da ragazzino che vuole farsi grosso. Allora ok, ma la vedo in questo modo perché allo stesso tempo quando io ero ragazzino, bestemmiare quando io ero ragazzino era: oh mio Dio, ma andrai all'inferno, stanotte ti viene a prendere il demonio e ti mangia i piedi. Cioè delle cose completamente senza senso. Andiamo indietro di secoli praticamente. Ad oggi, cioè quando io ero ragazzino, volevi fare il grosso, stavi litigando con uno e gli dicevi: sei un coglione. Lui, tutta la scuola, ha detto coglione, ha detto coglione, chiarissimo. Adesso dire coglione a uno è proprio, cioè lo saluti, ah ciao coglione, ok? Perché il linguaggio è cambiato. Adesso se vuoi farti grosso da ragazzino usi la bestemmia, perché è una cosa ancora vietata e quindi se la usi sei grosso. Però non la percepisco come prepotente, c'è cioè uno che mi vuole venire a fare brutto e mi bestemmia in faccia, a me viene da ridere. Ma proprio perché io trovo la bestemmia in molti contesti umoristica come uscita. Sarà che io avevo tanti amici bergamaschi, tanti amici veneti, e quindi mi hanno passato il, quindi ce li ho nel cervello che bestemmiano ogni virgola e mi viene da ridere. Ma se uno mi sta facendo brutto e mi bestemmia in faccia, a me scema anche proprio la lite di tutto, cioè mi stempera la situazione. Però questo sono io, che magari è una roba lombarda e non lo so nemmeno.
Adesso gli stai facendo un complimento. A chi? A chi? Perché ho fatto un complimento? Da Veneto che non bestemmia, la trovo una cosa abbastanza normale. Dalle mie parti è molto comune e viene trattata come una parolaccia normale. Verissimo, verissimo. A dire coglione. Sì, esatto. Cioè adesso fra amici ci si dice coglione. In tutto questo stiamo facendo una live sulle bestemmie. Benissimo, senza dirne neanche una però. Questo noi ci flaggiamo di questa. Sì, ci flaggiamo, ci vantiamo di questa cosa. No, ma non volevo dire che è una roba da prepotente. Intendevo dire che si può avere l'impressione che quella persona possa essere quello che dici tu, il bullo, ad esempio. Se una persona più piccola o molto più timida, o molto timida, non rispondi per quello. Esattamente quello che hai detto tu. Ok, allora secondo me abbiamo semplicemente una percezione che poi qui scatta molto il vissuto personale, nel senso io non ho avuto grossissimi problemi di bullismo se non alle medie, ma ho fatto delle medie veramente becere, quindi ero abbastanza uno dei tanti che subiva bullismo per il semplice fatto che sono piccolino io fisicamente e... Però questa cosa poi è andata molto persa. La mia soluzione al bullismo è stata diventare metallaro, panca bestia e perdere completamente l'interesse da parte dei bulli perché, boh, forse perché comunque ero dentro un mini gruppo dei metallari, panca bestia, quindi litigare con uno significa litigare con tutti. Il bullo è vigliacco, se la prende con l'emarginato che non ha nessuno su cui far forza, quindi me la sono sfangata così. Però devo dire che era anche un contesto in cui era un bullismo veramente, veramente blando, cioè cose gravi non ne ho mai vissute. Però ad esempio nel mio caso, se io avessi percepito che... Cioè, allora, è un discorso effettivamente complesso e profondo questo. Nella mia visione, il timidino della compagnia o il timidino della classe... Quasi dovrebbe bestemmiare, non vi sto incitando a bestemmiare, ok? Cioè rimaniamo nel contesto che stiamo dipingendo, perché nel farlo, nel fare la cosa vietata, probabilmente verrebbe meno percepito come timidino, cioè sarebbe quella cosa del oh mio Dio, è uscito dal guscio, no? Mentre invece nella percezione di Yumiko è l'opposto, quello che svetta bestemmia per tenere a bada gli altri, no? Perché lui osa fare una cosa che loro invece non oserebbero mai fare. È proprio una percezione diversa che viene probabilmente da esperienze e vissuti diversi. Ognuno di noi ha vissuto un'adolescenza sicuramente traumatica, l'adolescenza è un trauma a prescindere, ma ognuno è diverso. Io per esempio sono bergamasco e sì, attenzione, grazie Lucky Red per i 12 mesi, 12 mesi, ma buon anno a lei, buon anno a lei. Mannaggia, mister, una bestemmia. Tecnicamente sì. Tecnicamente sì. Cioè, in D&D sì, lo è. Poi stemperiamo l'argomento e parliamo delle bestemmie inerenti al gioco di ruolo. Anzi, inerenti a D&D, lo specifico, che è un caso particolarmente interessante. Io, per esempio, sono bergamasco e sì, me ne escono parecchie, però quando sono incazzato, veramente lo capisci che non è come... che non è... per intercalare, ma per enfatizzare che stai facendo qualcosa che mi innervosisce oltre il limite. Tu pensa che invece io ho sempre notato che, allora, nella mia compagnia giovanile, diciamo dei 20 anni, giù di lì, avevo degli elementi fortissimamente bestemmiatori, seriali, ok? Ma la bestemmia era appunto una cosa molto humor, molto la virgola... Così che fa ridere, ok? Il colore alla frase. Immaturissima come cosa, stupidissima, goliardissima, siamo d'accordo. Ci avevamo 20 anni, eravamo stupidi. Ci sta, ci sta. Ce la perdoniamo. Anzi, gliela perdoniamo. Cioè, io avevo l'unica colpa che quando succedeva ridevo, fine. Però era interessante come fosse esattamente l'opposto. Cioè, la bestemmia era l'equivalente, l'alternativa al... cazzo, o all'accidia bolina, o al caspita, o al... Boh, quando ti succede una cosa e usi quell'intercalare così per colorare il fatto che sei stupito, che sei infastidito, ma quando ti incazzavi davvero, anzi quando si incazzavano davvero,
smettevano. Smettevano totalmente. Cioè, se vedevi uno con abbezzoli, se vedevi uno veramente incazzato con qualcuno, non bestemmiava. Cioè, anche lì, ancora più interessante come discorso, cioè, membri della mia band. Membri della mia band, eravamo in voce, due chitarre, basso, batteria, tastiere, sei, ok, ci siamo. Eravamo in sei, tre bestemmiatori seriali clamorosi, tre persone normali. Io ero nelle persone normali. La sera a cui il tastierista, la sera a cui al tastierista è scomparsa la tastiera perché ha avuto la geniale idea alle tre di notte di appoggiarla sulla parete fuori dal locale mentre caricavamo la macchina, tornato dentro a prendere il giubbotto, sa il cazzo cosa, è tornato e la tastiera non c'era più, magicamente, è ovvio che fosse incazzato, ma bestemmiava come un turco, d'accordo? Cioè, più concatenazioni di combo incredibili. I periodi subordinate, coordinate più lunghi che io abbia mai sentito. Compresa tutta l'allegra fattoria dello zio Tobia, cioè tutto c'era dentro. Perché è uno sfogo, ok? E poi lì probabilmente ti scatta anche il... Sto vivendo una cosa molto spiacevole, sto vivendo il... Mi hanno appena sgamato 300 euro di strumentazione, quindi non il dramma della vita, ma a 20 anni è comunque un problema. Ma sono con i miei amici, ma so di aver sbagliato io in primis, ma la butto su quella cosa che fa capire che sono incazzato, ma che comunque goliardica. Quindi sì, sanno che sono incazzato, ma li faccio ridere, no? Cioè ci sono tutti dei processi mentali sul linguaggio molto complessi, cioè tutti dei pensieri che ti scattano che non ti rendi neanche conto. Quindi secondo me è quella roba lì. Nel momento in cui invece succede una cosa effettivamente grave, c'è da litigare con qualcuno, che è successa una cosa che non deve succedere, qualsiasi, ma anche il semplice, rimaniamo nel contesto band, il semplice ci siamo messi d'accordo, siamo venuti al locale, noi siamo la main band, voi siete la spalla che aprite a noi, quindi voi suonate alle 8:30 col locale vuoto, noi suoniamo alle 10 col locale pieno, perché così c'è scritto sulla locandina, arrivi alla band spalla, fai capricci perché sono ragazzini, no io non suono alle 8:30 perché io gne. E lì non ti parte il porchino, cioè lì ti parte una parlata più imperativa, più seria, più non necessariamente professionale, nel senso che lì abbiamo 20 anni e siamo lì per suonare del metal, la musica del diavolo, quindi non è che, però poi lì dici ascolta, qui c'è scritto così, tu fai così, ok? Senza porchi di qui, vacche di là, perché ti... come si può dire? Ti sciacquano il messaggio, te lo diluiscono. Ok, mi arriva meno forte quello che mi stai dicendo, non me lo rafforza, ma questa è la mia percezione. Poi dico... excursus di vita vissuta, cose. Torniamo su... adesso è finita la canzone, nuova canzone... sempre abbastanza metal, oggi un pezzo era incazzato, anche lui è un po' in vena di bestemmia. Torniamo sul nostro disgustoso. Allora, voglio far apportare il mio contributo su quello che potrebbe essere il discrimine. Il linguaggio che usiamo è inclusivo e rispettoso di tutti, dall'orientamento sessuale, stazione sociale, etnica, dal rispetto per chi è diversamente abile, al rispetto per la fede religiosa altrui. Allora... interessante, Judge, immenso come argomento, immenso. Personalmente, forse è un popular opinion, non è un argomento che a me piace e non lo appoggio, ok? Nel senso, io non sono per il mio linguaggio deve essere rispettoso per gli altri, o meglio, ovviamente deve esserlo. Si torna sul discorso d'origine di tutto, non bestemmio come forma professionale del... quando ho cominciato il mio percorso di studio ho detto non voglio sviluppare una parlata che potrei essere davanti a un cliente, davanti a un possibile cliente, e mi scappa un termine che non mi deve scappare, quindi non deve essere l'abitudine. Quindi è strappata alla radice, fine. Ma allo stesso tempo dipende dal contesto in cui mi muovo. Se io so che avendo davanti un bergamasco
che ha un certo tipo di linguaggio ed è cultura sua, a quel punto chi deve rispettare chi? Chi deve rispettare chi? Cioè, se per lui quella roba è normale, se il contesto da cui lui viene non è male, nessuno lo trova offensivo, lui è educato in quel modo lì, è sbagliato? Soltanto perché a me dà fastidio? Il fatto che io gli imponga che a me dà fastidio quando lui non lo deve fare, non è disrespect verso la sua di cultura? Non usciamo più se ragioniamo così. Capito? Quindi anche questa cosa del inclusivo a tutti i costi si entra nel discorso americano del politically correct del tutti dobbiamo essere niente. Tutti dobbiamo essere niente alla fine. Perché se ti schieri da qualche parte offendi qualcun altro e quindi tutti siamo grigi. Non va bene. Ma perché lui è un cafone. E nel suo contesto non è cafoneria però. Il suo contesto non è cafoneria. Il suo contesto è il linguaggio di tutti i giorni e lui non lo intende come tale. Cioè, è lì il problema, secondo me. Se uno dice una roba conscio di sta dicendo quella roba e con l'intento di offendere, allora va punito. Se l'intento non c'è, anche se la sua cultura esiste, l'apologia del fascismo estremizzando il concetto. Capisco cosa vuoi dire, al di là del fatto che l'apologia del fascismo non viene sufficientemente applicata, per quanto mi riguarda, perché sennò non esisterebbero le magliette e i gadget del Duce. Quindi l'apologia del fascismo è una roba che ci siamo fatti andare bene, ma in realtà non esiste purtroppo. Però veniamo da concetti completamente. Cioè, come dici tu, è un'estremizzazione. Cioè, il fascismo ha fatto della roba, ok? Fatto che il muratore bergamasco gli casca il martello e tira un porchino, finisce lì. Ok? Cioè non è che ha ammazzato della gente. Secondo me, finché non si offende nessuno, nel senso di insulto diretto, va bene tutto. Va bene tutto, magari no. Però secondo me bisognerebbe riuscire a differenziare l'ha fatto con l'intento di offendermi. O comunque di offendere ciò che io rappresento, a cui io appartengo, o questo intento per lui non c'è. Non è intenzionalmente offensivo, ci si può ragionare. Magari fosse solo non sa o non ha fatto esperienza del peso del termine. Se è intenzionalmente lesivo, allora no, mi dispiace, ma chiaramente, chiaramente, assolutamente. Vediamo se riesco a trovarvi qualche esempio spostandosi sull'internazionale, perché sta roba esiste. Cioè, io in tutta la mia esperienza di scambi culturali, esperienza all'estero, Erasmus, cose, quando un italiano spiega la bestemmia o ti scappa una bestemmia e agli stranieri, per cui l'italiano è una lingua meravigliosa, tu dici sempre delle cose che sono le fatine, le cose, tu gli spieghi che in realtà hai detto una roba molto brutta, loro non lo capiscono. Cioè io ho provato a spiegare che cos'è una bestemmia in termini molto, molto semiotici, molto di linguaggio, non in senso volgare o dimmi anche tu la bestemmia, ti filmo e ridiamo, no. Magari con la fianco bestemmiava, non capivano, poi ripetevano, dicevo guarda che vuol dire questa roba qua. L'ho spiegato a gente della Georgia, ucraini, spagnoli, olandesi, tedeschi, francesi. Francesi e tedeschi. Più o meno ci arrivano, ma perché sono qua vicini. Austriaci. E da dove cazzo venivano quegli altri là? Altri paesi sperduti, tipo la Georgia, insomma. Loro non capiscono. Non capiscono che cosa vuol dire. Cioè, per loro ti guardano, secondo me, cioè, qual è il senso di questa roba qua? Cioè, tu accosti una divinità. Non lo sto dicendo in senso goiadico o umoristico, eh. Tu associ una divinità a una parola dispregiativa a un animale. Qual è il senso? Che cosa vuol dire questa cosa qua? Non ci arrivano. Perché nella loro testa non esiste quella roba lì. E questo ci dovrebbe far ragionare nella testa del bergamasco, che la usa come la virgola, nella testa del veneto, che la usa come la virgola, quella parola, quell'exploit, è tale. Cioè non è diverso da dire cazzo. Cioè, se volessimo fare il discorso letterale,
tu, quando uno ti dice stronzo, non è che ti offendi perché ti ha paragonato effettivamente alle feci, quindi come scarto dell'organismo che viene espulso dall'ano. Ok, questo dovrebbe essere, cioè, etimologicamente è quello. Tu sei che semplicemente un così. Oh, che stronzo. Fine, fine. Dipende dal contesto e dall'intento che ha chi ti sta effettivamente parlando. Questo ovviamente è il mio pensiero, cioè non è che sulla Bibbia c'è scritto così. Domanda off topic. Lo stato in cui sarà ambientata la sessione di lunedì prossimo? Beh, allora, penso che sia totalmente ininfluente perché tanto, conoscendo tu il contesto in cui ci muoveremo, sai che sempre lì si finisce. Quindi non è importante dove siamo. Dovunque saremo, porteremo il nostro spirito. Penso deve, ok. Vado a fare la spesa perché ogni tanto bisogna nutrirsi, faccetti tutti. Beh, Abayumi, fuggi. È una scelta saggia. Ci siamo impelagati in un oceano in cui non saremmo mai dovuti entrare. Koan sta cogliendo abbastanza il punto. Koan sta cogliendo abbastanza il punto, nel senso. Ad esempio, un mio amico, il mio compagno di Erasmus, mio collega, era uno che viaggiava tantissimo, ha lavorato ovunque, sia in Italia che in paesi esteri, ha studiato in più università, si è spostato di anno in anno, è uno a cui piace viaggiare, piace esplorare, e quindi lui mi portava tanti aneddoti, e anche senza andare nello specifico della bestemmia, ma ogni dialetto ha i suoi insulti che, detti in quel dialetto, vengono percepiti come tali. Se riportati e tradotti in italiano classico o in un contesto al di fuori di, sono insulti gravissimi, ma gravissimi. Cioè, vai a toccare parenti morti, le mamme, le nonne, cioè delle cose gravissime, ma che in quel dialetto, usando quelle parole, anche se vuol dire quella roba lì, non ti arriva l'insulto, ma ti arriva la roba divertente e frizzantina che si dice lì. Tradotta nella lingua di tutti i giorni è una roba gravissima che metteresti e schiaffi in faccia subito. Tutto sta nel mi sta veramente offendendo la mamma, cioè vuole offendere mia madre, quindi lo devo picchiare forte. O no, o non c'è l'intento, ma è soltanto una frase fatta così. Maggior ragione se non credi a una cosa che la ingiuri a fare. Anche questa roba qua, io avevo seguito un. Non mi ricordo se era una talk, un paper o che roba. Non mi ricordo, ma penso che fosse una talk perché ho proprio in mente il relatore che parlava di questa roba, che spiegava e argomentava come secondo lui in realtà la bestemmia sia una cosa assolutamente tipica del credente, che certo blasfema, ma non condannabile nell'assoluto, perché in realtà non c'è offesa se tu non credi in quello che stai offendendo, e quindi non c'è intento. E quindi se tu non credi nella cosa in cui stai offendendo, non c'è l'intento di sfogo, non c'è la valvola. Perché stai. E sarebbe un po' come dire. Mannaggia gli elfi. Dire mannaggia gli elfi, io non mi sfogo perché non sto realmente offendendo, sto offendendo una roba che non esiste. E quindi la sua argomentazione c'era il. In realtà ci sta che si offenda chi crede, ma in realtà anche chi sta dicendo sta esprimendo una sua credenza. Cioè lui crede in quella roba lì e la offende perché in quel momento si sente in qualche modo frustrato e si sta sfogando in quel modo, ma non significa che ha completamente voltato le spalle a. Cioè, qui stiamo prendendo un vaso di Pandora gigantesco. Sei sicuro che gli elfi non esistano? Abbastanza sicuro. Abbastanza sicuro. Diversamente non si può dire dei nani, purtroppo i nani esistono per davvero e se li insulti sei perseguibile legalmente, tra l'altro. Bergamasco, la bestemmia è un intercalare di pessimo gusto per conto mio. Però Libra, tu sei bergamasco? Bergamasca? Perché cambia tutto. Cioè cambia proprio, se tu hai vissuto quella cultura ti arriva una roba diversa. E non la, cioè, sarà anche difficile fargli capire che, esattamente come è difficile far capire a un georgiano,
che la bestemmia è una cosa grave. Lui non capisce che è una cosa grave perché per lui non ha senso. Bergamasco 100%, interessante quindi. Ok, interessante. È di pessimo gusto nonostante sappia che nella tua cultura ormai è intercalare. Ci sta, è una presa di coscienza. Ottimo. Ci sta anche un discorso del siamo sempre meno regionali, siamo sempre meno provinciali, siamo sempre più tutti cittadini del mondo, perché con internet i confini non esistono più, no? E quindi abbiamo tutti una consapevolezza diversa. Però ci sono culture che ritengono blasfemo e gravissimo cose che per noi invece sono la norma. Se tutti bestemmiassero di più senza restrizioni dovute alla lesa mesta, perderebbe tutta la pesantezza che ai credenti dà fastidio. Interessante, apologia di nazismo. Interessante come punto. Sarebbe una roba che probabilmente giusto, cioè, da canto loro giustamente capirei, ovviamente. Ma se effettivamente la Chiesa dicesse, ok, la bestemmia non è più illegale, cioè volete bestemmiare, bestemmiate, peggio per voi, il Signore vi punirà. E la bestemmia diventa legale? Non ti dico nell'immediato, ma a distanza di 10 anni, forse diventerebbe una roba superflua. Una roba, come si dice? Non mi viene il termine in questo momento. Mi viene arcaica, ma non è la parola che cercavo. Una cosa superata ormai. Perché non c'è più il vincolo del non lo puoi fare, quindi non è più così grave. Quindi la gente smetterebbe di farlo, perché non ha più la potenza che aveva prima. Però sarebbe, non era desueta, era. Non mi viene. Sarebbe una cosa obsoleta. Sarebbe obsoleto. Però sarebbe una roba che, cioè, vedremmo i risultati di studi fra decenni, probabilmente. Perché nell'immediato non lo percepisci il cambio. Comunque non era questo, non voleva essere questo il punto di oggi, ma è stato comunque molto interessante affrontare l'argomento con voi. In tutto questo, come mai si parla di ciò? Non mi ricordo assolutamente come siamo arrivati. Siamo passati dalle parolacce di Vox al linguaggio, alla bestemmia e poi in una cascata di merda clamorosa che mi sono tirato addosso. Se qualcuno avesse clippato certe parti di questa live, o estrapolasse e montasse, passerei dei guai serissimi. Però le parolacce non sono illegali, eppure la gente le usa. Comunque, non è che ha smesso di usarle. Però, Maui, appunto, ti faccio notare come quando non erano comunque illegali, ma l'educazione era più stringente. È tutto un contesto molto sociale, ok? Nel momento in cui i comici cominciano a usare le parolacce perché fanno ridere, quindi nell'arco di anni e anni e anni vengono sempre più sdoganate, ormai la parolaccia è normale in TV, quindi è normale nei media, quindi è normale che io la posso utilizzare, quindi non è legale, quindi la sento, la risento, quindi entra nella mia quotidianità, quindi la uso, perde potenza e perde gravità. Quindi i miei nonni, i miei genitori mi educavano al la parolaccia non si può dire, tu cazzo non lo puoi dire. Io da bambino non potevo dire neanche cacchio. Non potevo dire cacchio perché nel dirlo avrei inteso cazzo. E quindi non lo potevo dire. Eravamo a quel livello, no? Nonostante i miei non fossero particolarmente bacchettoni, però evidentemente sul linguaggio ci tenevano. E probabilmente io ho ereditato questa cosa, questo mi turba così tanto. Però ad oggi, se la parolaccia non è male, i ragazzini non fanno più i grossi abusando di parolacce, fanno i grossi con la bestemmia. Perché? Perché la bestemmia è vietata. Se la bestemmia non fosse più vietata, non abuserebbero più e passerebbero a qualcos'altro. Quindi potrebbe essere vero come discorso, oppure no. Oppure no, oppure comunque una cosa che al limite diventa normale, diventa linguaggio comune e rimane. Semplicemente non lo sappiamo. Questo servirebbero appunto anni e anni di sviluppo della lingua, dipende da tantissimi fattori, dipende dai media, dipende da un sacco di cose. La maleducazione non fa idea, l'offesa neanche, le parolacce sono pochezza di lessico. Sì, ma no.
Sì, ma no, perché comunque, cioè, secondo me, non si può negare il fatto che il comico che ti usa la parola volgare nel momento giusto ti fa ridere. Ma io l'ho studiato proprio in letteratura. Io ho studiato in letteratura che in certi punti anche grandi autori, Dante o chissà che, la parola volgare ce la infilavano. E non era pochezza di lessico, ma anzi era rafforzativo di quello che volevano dire. Proprio perché non si dovrebbe usare, quindi posta in quel punto lì era particolarmente potente. Poi l'abuso da parte di tutti nel linguaggio comune ovviamente toglie potere a questo genere di parole e le rende pochezza. Ma non nasce come. Ed è ovvio che se tutti cominciamo ad abusare delle parolacce non fanno più ridere neanche dette dai comici. O siamo tutti d'accordo che sono dei comici che appunto ne abusano e non fanno ridere. Nel momento giusto, non nell'intercalare. È chiaro che se l'abuso di qualsiasi cosa, un abuso di qualsiasi cosa la sminuisce. Questa è la base. Non è legato al disagio al sottolineare. È legato al disagio al sottolineare e non al linguaggio comune. Non ho capito quest'ultima parte qua. C'è un impostore tra noi? Dice lei. Lei dice, cercheremo subito. E si dice che ci sia un impostore, un bot. Vediamo, vediamo. Io. Prenderei questo. No, non lo so neanche pronunciare. Prendiamone uno che so pronunciare. Tipo questo. Io chiederei, fatemi controllare che non abbia scritto di recente. Non mi sembra. Quindi io chiederei a Tiz Cloud o Tiz Claude. Tiz, per gli amici, di darci un segno in chat. Lo sapete, qualsiasi cosa, una reazione umana per dimostrarci la sua umanità. Dimostrarci che lui non è un bot mandato qui per fare falsi conteggi di spettatori, ma è una persona vera. Qui ci sta ascoltando, è interessata a. Chiediamo al buon Tiz di non fuggire, di non essere timido, va bene qualsiasi cosa, va bene un punto, una lettera, un emote, se ne ha, qualsiasi cosa. Se sta guidando o se è impossibilitato a rispondere, citeremo il dubbio. Citeremo il dubbio, ma saremo sospetti. Ed è subito ban. Purtroppo non si può bannare, essere bot non è illegale. Essere bot non è illegale. Avere dei bot è illegale. Bottarsi il canale è illegale. Essere un bot non è illegale. Va bene, devo studiare. Quindi mi recupererò la questione del power lever che ho posto nei commenti. Un saluto a tutti. Povero Edice, è venuto qua per fare un discorso serio. Risposta al commento e abbiamo parlato di bestemmie tutto il tempo. Ha ragione a essere indignato. Ha ragione. Se vuole le rispondo adesso. Se vuole, se non deve scappare subitissimo, le rispondo adesso. Io avevo qua il commento pronto. Poi è partito il fiume delle bestemmie e mi sono distratto. Tutti si sono distratti. Se non deve scappare, ne parliamo subito. Così abbiamo. Lagghiamo. Non sono indignato, ci mancherebbe. Signor ci avrebbe da ridire sulla legalità dei bot. Ma i bot sono illegali, ma il fatto che tu sia un bot non è illegale. Cioè, tu nasci bot. Ho partecipato volentieri, anzi, bene, bene. Ora sono tranquillo. Togliamo il nostro filtro. Ci daremo il dubbio su Fizz. Potrebbe essere un bot. Potrebbe effettivamente essere un bot. Scopriamo se è fuggito. No, è ancora fra noi, quindi magari semplicemente non può rispondere. Magari non può rispondere, non ha una tastiera, o in macchina, o sta camminando, sta facendo cose, lasciatelo stare. Cioè. Sta facendo delle cose da bot. Insomma. Cose di tutti i giorni dei bot. Allora.
andiamo a prendere, anche se Eli deve scappare, poi se lo recupererà nel caso, però andiamo a prendere il suo spunto. Andiamo a prendere il suo spunto perché è giusto, io avevo detto, super interessante, ne parleremo in live, parliamone in chiusura. In chiusura parliamone. Qualcuno ha mai confermato di essere un bot sempre? E tutte le volte che chiedo sono un bot, tantissima gente risponde sì, sono un bot. Fanno i simpatici, fanno i simpatici. Tizio Caio, io mi dissocio da tutti. Allora. Il buon Eli, che nella realtà si chiama Federico, quanto pare, dice: anch'io ho visto solo due episodi, quindi siamo allineatissimi. Proprio. Abbiamo lo stesso know-how. E a parte il cliché terrificante del bardo, penso che sia il peggior cliché di D&D, a lui non ci piace il cliché del bardo, posso capirlo. È effettivamente il più banalotto di base dei PG, però io ho la speranza che in realtà nel tempo mostri qualcos'altro. Lui è molto cliché, ma in realtà anche un ranuncolo, un dandelion di The Witch è molto cliché bardo. Però mi funziona, mi piace. Proprio perché è cliché, l'abbiamo detto nel video sui cliché. Possono piacere o non piacere, sicuramente funzionano. Se no, non sarebbero cliché. Il grande problema che ho trovato è il power level completamente senza criterio. Qui stiamo per fare degli spoilerini. Quindi se non avete visto l'episodio 1-2 di Vox, siete avvisati. Non sono spoilerini clamorosi, siamo all'episodio 2 appunto, però vorreste non essere intaccati nella sorpresa, quindi io vi avviso. Non mi riferisco a niente di legato a D&D, ma semplicemente allo scrivere una storia. Questi passano in 10 minuti dall'essere letteralmente degli ubriaconi senza un centesimo incapaci di aprire una porta all'uccidere una bestia che ha distrutto mezzo regno. Se si vuole andare dentro D&D, invece i problemi aumentano esponenzialmente. Ma non ha senso discutere di questo, perché non è una campagna, è una serie TV. Il mood cacciarone ci può stare, l'essere un gruppo un po' sgangherato è una cosa bellissima, ma fatemi davvero capire le capacità di questi personaggi, anziché fare questa altalena fra la mediocrità totale e uccidere un drago. Lui mette uccidere un drago, tra virgolette, perché è un signore, non vuole fare spoiler, quindi vuol far intendere che sia un'iperbole. Noi sappiamo che invece è più azzeccato di quello che... Qui mi esce lo spunto più grosso. Una cosa che effettivamente... Non voglio dire che non mi è piaciuta, ma non ho capito di Vox. Cioè, mi sono proprio chiesto, ma se questa è la trasposizione di una sessione di D&D, che cazzo è successo in quella sessione? Cioè, ha fatto una roba impossibile. In realtà, in Critical Role partono a livello 5. Tutto sommato si capisce, perché comunque i Vox Machina a livello meccanico non sono degli idioti. Sono degli idioti, però sono forti. Sono bravi. Sono bravi in quello che fanno. Le loro capacità sono di un certo livello. Poi ci sono delle cose metanarrative di trasposizione da un media all'altro che non funzionano. Ad esempio, che cosa cazzo usa il bardo durante lo scontro del secondo episodio? Quella mano magica, che però fa delle cose che la mano magica non può fare. Perché le fa? Che incantesimo è? Esiste o non esiste? Fiction? Come lo devo interpretare? Lì ho un muro. Lì ho un muro, è lo stesso muro di quando guardiamo uno show basato su D&D, che non si riesce a capire quanto si stanno prendendo libertà narrativa, quanto è un brew, quanto invece c'è di D&D. Quella roba lì è un brew, è un adattamento narrativo, cambio di media. Esatto, Big Buy's End. È mano magica? È mano magica boostata? Perché fa delle cose che non dovrebbe fare. Loro forse giocavano Pathfinder all'inizio, è una trasposizione all'interno della trasposizione, il delirio. Ok. Partivano da Pathfinder, infatti mi ricordo proprio in mente la scena di... Perché i primissimi episodi di Critical Role li ho anche seguiti, proprio i primissimi, quando giocavano ovviamente nel salotto di qualcuno. E c'era Mercer con davanti lo schermo di Pathfinder.
Ah, fammi cercare questo incantesimo, allora aspetta. Fammi cercare questo incantesimo perché non lo so. Qui mi dite player handbook quinto livello. Quinto livello, allora io non sono a livello 5 allora. Quinto livello è clamoroso. Quinto livello, allora, cioè, sticazzissimi. Player's Handbook, ok. Non l'ho letta, cioè è un incantesimo che non conosco io. Quindi loro sono a livello incantesimo di quinto. Lo sblocchi intorno all'8. Scusa, se lo dico, ma meno male che hanno fatto una cosa del genere. Io sinceramente è il primo che vedo su D&D e mi piacerebbe vederne tanti altri di questo tipo. Ma nulla da dire. Nono livello, sti cazzi. Nulla da dire. Nulla da dire. Cioè, non stiamo parlando dello show. Tutto figo. Tutto figo. Il giocatore di D&D che sa che loro. Allora, l'ho detto nel video. Se non avete visto il video, nel caso, punto esclamativo, video, e vi esce. L'ultimo è il video che ho pubblicato ieri. Qui parlo di Vox. Ne parlo bene. Dico che sono intrigato, che sono interessato a continuare la visione. Tutto bello? Sto per fare degli spoiler. Sempre, io lo dico sempre perché sono light, poi odio gli spoiler di qualsiasi tipo, quindi ve lo dico. Ho visto i primi due episodi, basta. Quindi i miei spoiler sono molto poco spoilerini, però ve lo dico nel caso in cui a qualcuno desse fastidio. Sto per fare degli spoiler sui primi due episodi. Ma questi, nel secondo episodio, ammazzano un drago. Con tutta una scena corale, tutto quello che vuoi. Però è indubbio che sto drago muoia proprio da stronzo. Ok? Cioè, è quasi one shot. Quasi one shot. Beh, questi hanno degli incantesimi di livello quinto, quindi loro tecnicamente sono al nono, boh. Sì, raga, ma stiamo parlando prima di tutto di una serie animata e poi di una serie animata basata sulla campagna di Dungeons & Dragons. A mio avviso, bisogna prendere la serie per quel che è, senza troppe pippe sull'argomento, apprezzando le piccole citazioni di D&D e stop. Questo è ovviamente il mio personalissimo parere. Io ti do assolutamente ragione, io sono sempre per il discerniamo i media. Sto guardando una sessione di D&D, ok, quella roba lì non esiste. Quello che ho detto ieri nel video, quello non è D&D. Ma io non sto guardando una sessione di D&D, sto guardando uno show. Quindi me lo faccio andare bene. Però, il mio spunto è. Bella canzoncina partita. Il mio spunto è una serie. L'hai detto tu stesso, Pietro. È una serie basata o ispirata o influenzata o trasposizione di campagna di Dungeons and Dragons. Ok, se tu nell'episodio 2, in una cosa basata su Dungeons and Dragons, mi permetti di uccidere un dragon, che cosa cazzo mi metti davanti dopo? Cioè, è come se in Skyrim siamo lì, cominciamo, creiamo il nostro personaggino, siamo sul carretto, arriviamo, ci attacca il drago, ci giriamo, ammazzate e lo ammazziamo. Io che cazzo gioco poi in Skyrim se i draghi li ho già uccisi? Io che cosa faccio? Guarda gli episodi e vedi. Tu scegli. Se è così, me la prendo, me la metto in tasca. Ok. Ok, ci sto. Però tieni conto che giocavano da 2 anni prima della campagna che hanno portato. Beh, infatti ci sono a nuovo livello, se sono belli schierati. Beh, lo ammazzi letteralmente dopo. Sì, dopo in Skyrim diventi un Dragon Slayer, ovviamente. Però dopo. Dopo. Adesso non entriamo nel discorso rompere Skyrim. Perché rompere i giochi Bethesda è hobby di tutti. Una cosa che aiuta molto a interpretare i combattimenti di D&D anche come master è che CA slash PV, cioè PF, attenzione, di un mostro non sono solo armatura e salute, ma anche fortuna, agilità e resistenza. Quindi, se un mostro a un livello di numeri lo porti a un terzo di vita, può essere che non l'hai ancora ferito, ma l'hai messo alle strette. Vabbè, certo, ma loro lo shottano sto drago, cioè proprio lo blastano. Esplode.
Sì, lo prendevi al quinto, ho controllato. Sembra che gli episodi usciti finora siano tipo 40 sessioni giocate dal vivo. Correggetemi se sbaglio voi che avete seguito la sessione. Cioè le sessioni. Ok. Minchia. Hanno cominciato a streamare la campagna quando ne erano a livello 9 dopo 2 anni di home game. Ok. Nella campagna. Ok, quindi sono entrati che avevano già un certo know-how, avevano una certa forma mente, si erano proiettati, avevano già probabilmente in testa di portare un certo show, cioè non comincia a portare una campagna dopo 2 anni. Così. Ah, ma sai che c'è? Ho comprato una webcam. Era stato studiato. Era un drago giovane, quindi più o meno in linea col livello. Oh no, ok, un drago giovane lo blastavano per davvero. Non un livello, un drago giovane lo blasti. Ma senza neanche troppe difficoltà. Perché il mio spunto è questo, perché è quello che dico di fare sempre, però con un pizzico di umiltà e ipocrisia dico non sempre è facile, ok? Cioè, va bene tutto, ma quando siamo lì io vedo che loro hanno davanti un drago, so che tutto è tratto da D&D, il drago soffia una, due, 3 volte. E loro rotolano, schivano, si mettono dietro le rocce, fanno le cose, non si fanno un graffio. Nella mia testa scatta il "ma sei attratto da D&D, tu non puoi non farti male, al massimo di mezzi". Com'è che questi tankano tra i soffi di drago? Adesso voi mi dite, sono di livello 9, tra i soffi di drago, se hai superato il tiro salvezza e destrezza, li puoi tankare. Ok, è vero. Quindi forse è soltanto una scelta di animazione, di trasposizione, fammi vedere che la passano così liscia, avrei voluto che si facesse un po' più male, perché secondo me allora a questo punto è un piccolo problema di contesto vero e proprio, nel senso, incontrano il drago, Krog, il barbaro, lo carica, questo fa così e lo mette KO. Io, giocatore, che sto guardando questa roba, ed è chiaro che questa roba sia innanzitutto diretta ai giocatori, io giocatore che guardo questa roba, leggo la scena con in campagna, in sessione, il drago l'ha giustamente one shottato. Giustamente one shottato. Quindi lui in quel momento è a 0 PF, rischio morte. Quindi il drago è forte. Cioè, l'informazione che c'è sul tavolo in quel momento è il drago è fottutamente forte. Ci shotta. Soffia. E non succede un cazzo. È un drago melee, cioè fa più male con le unghie che un soffio sto drago. Perché è fiction nella fiction. E infatti è difficile. Cioè, probabilmente per un non giocatore è molto più fruibile questo genere di roba, paradossalmente, perché non fai lo sbaglio di trasporre in gioco qualcosa che in realtà gioco non è, ma che tu sai essere preso da, quindi ti viene naturale cercare di tradurlo in, e non dovresti farlo, ti intacca la fruizione stessa, perché io lì a Flescia mi dico, ma com'è, cioè, meccanicamente durante la sessione loro come sono sopravvissuti, candidi, freschi, puliti, a tre soffi di drago? A voi succede questa roba qua? La vivete male, la vivete bene? Cosa c'è? Come funziona? Tanto siamo in chiusura, quindi chiacchiere di chiusura. Mi ricordo il parallelismo con Dune. È più o meno quello che stiamo dicendo, effettivamente. È quel genere di cose che te la godi di più se non sai, perché non noti le discrepanze, cioè non ti poni il problema sulle discrepanze. Ah, interessante, Koan. Essendo drago blu, meccanicamente, ok, è interessante. Allora più coerente di quello che pensavo, effettivamente, di quello che credevo. Togli il combattimento col drago, facciamo finta che non esista, basandoti su tutto il resto di che livello sarebbe, secondo te? Secondo me è un... Esatto, cioè c'è questo piccolo problema di settaggio del contesto. Cioè, se, io l'ho scoperto adesso con voi che loro sono di livello 9. Per me loro erano di livello... Magari uno no, che comunque il ladro scassina abbastanza colpo sicuro, il ranger non manca mai un colpo, è palese che sia la druida che la paladina
che la Kirika, quel cazzo che è, abbiano dei poteri abbastanza interessanti. Come si chiama? Mi viene Pike, non è Pike. Vabbè, quello con le pistole non lo so proprio leggere, non lo so proprio collocare. Cioè, per me lui, boh, è un pesce fuori d'acqua, cioè non so cosa ci faccia lì. Tutti gli altri, io li ho percepiti, mi sono stati trasmessi come non mezze cartucce, ma molto acerbi. Ma ovvio, fuori sono a livello 9. Cioè, sono a metà. Livello 10 sei un semidio in D&D. Questo secondo me è un... Ah, beh, sì, bravo. Questo secondo me è un piccolo problema di settaggio. Mi vengono poi magari è evolutissimo, cioè io parlo con l'ignoranza di due episodi, quindi non so letteralmente un cazzo. Però con cioè, lo scontro del drago mi lascia così, e dico io pensavo fossero dei cretini. Devi vedere le altre puntate, hai ragione. Posso soltanto dirti hai ragione. Cioè sto parlando di una roba che non conosco effettivamente. Perché cioè, effettivamente potrebbe quello che a me adesso arriva come difetto potrebbe in realtà essere voluto e ricercato. Cioè, ti trasmetto per un episodio e mezzo che loro sono degli imbecilli e quindi ti convince che siano di livello molto basso. In realtà sono semplicemente un po' stupidi, però sono forti. Ma sai che Jekyll. Il fatto che Percy abbia le pistole è l'ultimo dei miei problemi. Cioè, il mio problema non è che lui abbia le pistole. O che abbia comunque. Quello è ambientazione. Quello è ambientazione. Io ho giocato un sacco di volte campagne in cui i personaggi avevano delle armi da fuoco. Molto rudimentali, il classico schioppo che devi sparare il colpo, girarlo e ricaricarlo a mano con la pipotta lì, come si chiama. Quindi lendo tutto quello che vuoi, è semplicemente una balestra moddata. È una balestra con sopra una skin diversa. Funziona come una balestra, stessi danni della balestra, ma però scenicamente come fashion è un fucile. Va bene, figo, non è un problema. È come vestito che mi spiazza. Perché sembra veramente che abbia viaggiato nel... Cioè sembra che lui venga dal futuro. Sono tutti vestiti medievali, tutti. Non parlo del party, parlo letteralmente di tutti. Se fossimo andati a corte e qualcuno... dei nobili fosse stato vestito in un modo effettivamente più rinascimentale, avrei detto ok, è un mondo misto. Cioè, in due episodi sempre sono ignorante, non so, poi magari mi ricrederò, ma in due episodi loro vanno nella città, loro vanno nel villaggino, sono tutti vestiti medievali, il mondo mi pare medievale. Lui non è vestito medievale, lui è vestito da cacciatore di Bloodborne. Come tutto, come stile, come tessuti, come taglio del vestito, mi sembra fuori. Guarda la terza puntata, poi capisci. Nello scontro con Drago, Percy non fa un cazzo. Mi sembra che Percy sia veramente inutile, poverino. Il mondo non è solo medievale, ok. Ma in tutto questo, io ripeto, a me Vox stava prendendo. Non l'ho smesso di guardarlo, l'ho semplicemente stoppato per fare il video. E poi sapendo che avevo davanti un ipotetico grosso trigger di trama. Ho detto ok, lo guardo quando me lo vedo tutto ad un soffio. Mi stava piacendo, adesso siamo qua a chiacchierare su dei dubbi che mi sono venuti. Sono contento che mi stiate praticamente fugando tutti. Poi vedendo le altre capirai, io allora sono intrigato. Sono intrigato. Erano a livello 7 quando hanno sconfitto il drago. A livello 7 hai incantesimi di quinto. Non mi sembra. Nì, perché ti dicevano che erano stati buttati fuori da tutte le taverne del paese, quindi tecnicamente si sono viaggiati tutto lo stato. Io non avevo pensato che fossero di livello basso, ma solo incompetenti e esagerati. Allora, dipende come vogliamo vedere il tutto. Premesso che il livello 9 è comunque troppo. Cioè, a livello 9 cioè, o stiamo veramente settando un contesto in cui gli eroi sono fottutamente eroi,
Ma fottutamente, cioè sei veramente, veramente forte. Però devono essere veramente tanti. Che poi è il classico problema di settaggio del contesto di gestione dei poteri, perché se stiamo a vedere, succede sempre, 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 negli anime succede sempre. Ok? Quindi arrivano, cioè, solito l'esempio degli esempi, l'esempio di tutto, Dragon Ball. Arriva Nappa, fortissimo, un problema incredibile, non ce la capiremo mai. Vegeta, 10 Nappa, tutti fortissimissimo. Arriva Freezer, picchia Vegeta, fortissimissimo. Arriva Cell, picchia Freezer e Vegeta insieme, fortissimissimo. C'è sempre uno più forte. Dice, ma quindi quello di prima alla fine è un coglione. Cioè, arriva qua, Nappa, non combina un cazzo. È un cretino. Alla fine è un cretino, stiamo a vedere. Questo succede in tutto, perché è proprio una roba difficile da gestire. In teoria, stessa cosa One Piece. One Piece o Naruto, Zabuza. Zabuza è fortissimo, ci penso di mettere in quattro a picchiarlo. Se prima di Zabuza arrivava Pain, cosa succedeva esattamente? Cioè, come ne uscivamo? Non ci può gestire. Che culo che sono andati in ordine, se no avevamo un problema clamoroso. E poi c'è Saitama, Saitama è geniale, bellissimo. Possiamo andare avanti e fare esempi. Boh, per tutta la. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, bellissimo. Bellissimo Hunter x Hunter. Sì, però c'è un problema di contesto clamoroso. Un problema di contesto clamoroso perché Hisoka è sbroccato merda dall'episodio 1. Però cioè, ci sono degli Hunter famosissimi, cioè, incredibili. Come rendiamo tutto questo coerente? Cioè, come può essere lui così forte? E poi gli altri. Poi perché Killua fa l'esame, però torna, li batte tutti? Sono tutti pippe quelli là? Sono forti, hanno forti quelli. Come funziona? Non è male, è difficilissimo da gestire questa roba qua. Cioè, mettendo da parte il fatto che stiamo parlando di uno show, non è poi così tirato per i capelli battere un drago bianco, blu. Il più debole dei draghi. Sono parti composte da 6 giocatori di livello 7 circa. No, se poi è giovane, ha maggior ragione. Su quello, assolutamente. Anzi, scappa un utremio e un salutone. Porca vacca, sei un quarto. È inglese, lei. Buon appetito. Nella trasposizione in cartone animato di Vox manca anche uno stregone. Considera che erano 8 personaggi di grande sfida. Si fottono tutto. Sì, quello è verissimo. Quello è verissimo. Per il meme funziona così pure nella vita reale, combatti il bullo che ti picchia, poi combatti i genitori che ti mantengono, poi combatti lo Stato. Vabbè, ma lì. Lì è semplicemente scegliersi. Lì è scegliersi l'avversario adeguato. Ok? Negli anime di solito succede che fortunatamente le minacce arrivano in ordine. Negli anime, nei manga, quello che vuoi. Però è un discorso di narrativa, ok? Cioè funziona. Ho l'impressione che Sam stia per rompersi. Come mai? Sai cosa è successo? È scricchiolata la sedia, sono usciti suoni strani. Comunque, fatemi fare un check. Sono già 6 e un quarto. Oggi siamo andati lunghissimi, sbrodolissimi. Non abbiamo giocato a un cazzo, non so più quando giocheremo. Un disastro. Cosa sto facendo? Cosa sto guardando? Rendimi felice, una voce scelta. È un disastro. È un disastro questa roba qua. È un disastro. Non è assolutamente pronto. Allora, aspetti, aspetti! Aspetti! Dove è andato? Signor Voice Mod? Non passo. Ah no, ok, l'ho messo in realtà. Sì, ma non so di cosa parliamo. Non so di cosa. Poi se lo faccio io ti arrabbi. Ma qual è? Cioè, come si fa a rendere felice? Qual è la voce? Cioè, che voce hai scelto? Oh, interessante. Credo di star per fare un casino clamoroso.
Allora, cerchiamo di gestire. Stiamo calmi. Attenzione, allora, aspetta, plot twist. Plot twist. Ok, questo. Ok, dovrebbe essere qua. Sentivate o non sentivate? Sentivate o non sentivate? Perché qua bisogna settare. Ah no, perché io gli ho detto una roba, ma lui non obbedisce. Giustamente, non sentivate. Non funzionava. Non si sente. Perché non si sente adesso? Non si sente. Io mi sento. Voi non sentite. Io mi sento. Voi non sentite. Quale sarà l'arcano mistero? Allora io lo metto su. Oh, guarda, cambio. Cambio tutto. Allora faccio così. Faccio. Dove è andato? Impostazioni. E gli dico di buttarlo qui. Bello. Perfetto. Ora. Tolgo la musica. Apro questo. Alzo piano piano. Voi sentite? Voi non sentite? Perché non sentite? No, beh. Settaggi esterni, allora. Allora. Deve mandare l'audio anche a noi. Sì, ma si rifiuta. Perché si rifiuta? Voice mod dovrebbe mandare in chat. Ho capito perché. Ho capito perché. Lo aggiusto. Lo aggiusto, lo aggiusto. Da grandi mezzi. Derivano grandi rotture di coglioni. Cheat Gandhi, scusate. Allora, tolgo la musica, muto il microfono di qua. Adesso va, adesso va, l'ho aggiustato, l'ho aggiustato, bravissimo, bravissimo, bravissimo. 10 sub, 10 sub subito. Ah, non è vero che non si sente, si sente, si sente, adesso si sente. Non mi prenda per il culo. No, non se permetta, non se permetta. Non so perché sotto scureggiasse. Vabbè. E in tutto questo io devo fare una voce per Sara. Mi renda felice. Era questa la voce? Era questa la voce che fa felice le fan in tutto il mondo? Bellissima, bellissima, bellissima. Commosso, commosso. Bene. Che schifo. Ok, l'ho aggiustato. Incredibile. Non ho visto le 10 sub. Non mi saranno sfuggite a me.
Siamo tutti felici, bene, sono contento. Questo momento di altissimo intrattenimento e di qualità incredibile, sfavillante e disgustosa. Ma con questo dovresti tenerla sempre quella voce, mi dissocio fortissimo. Con questo direi che possiamo salutarci, quest'oggi ci siamo umiliati abbastanza. Ora io affronto un grosso problema del a chi faccio il raidino. Settimana scorsa abbiamo fatto il raidino a Salotto di Giano, giusto? Settimana scorsa Salotto di Giano. Oggi potremmo fare il raidino a Dainot. Vi piace? Procedo? Ho ricevuto delle playlist, almeno una sì, da Francesca. Bene. Ma sai che non ce l'ho doppia sbirna. Ciao e guarda Vox Machina. La prossima live è giovedì. Impossibile. Beh, magari qualcosa domani riesco a vedere. Fra ieri e domani, cosa stavo dicendo. Allora, io vi butto da Ainot. Sta giocando a un gioco stranissimo. Non so come faccio tutte le volte ci gioco un gioco diverso. Sto ascoltando ancora la musica free, poi ti invio tutto. Benissimo, ce l'abbiamo. Questa sera, playtest. Disgustoso con i disgustosi. Ovviamente... sono preoccupatissimo. Raidone al buon Ainottone. E hashtag libero. E tecnicamente tra ieri e domani c'è oggi, esatto. Viviamo il momento. E hashtag libero, perché non mi viene in mente niente. Se scriviamo hashtag libero scritto così come dice Sbini, impazzisce, non capirà mai. Giustamente, perché non c'è niente da capire. Hashtag libero. Io non mi prendo responsabilità. Nessuna. Quindi, cari miei disgustosi, è stata una live molto interessante, molto dibattuta, molto formativa e di confronto. Sono molto contento, abbiamo toccato tematiche pesantissime, gigantesche, e salutatemi il buon Nico, io vi auguro buona serata, noi ci vediamo giovedì dove guarderemo Pestilenza, basta cincischiare, lo esigo, partiremo guardando Pestilenza, non me ne frega niente, hashtag libero.